Benvenuti a tutti. Questa giornata è stata, questo seminario è stato pensato e organizzato per illustrare i contenuti delle nostre lauree magistrali, anzi della nostra laurea magistrale, che è la laurea magistrale in amministrazione, economia e finanza, con i suoi poi percorsi formativi. Perché abbiamo pensato di organizzare una giornata di questo tipo, un seminario di questo tipo, perché molto spesso gli studenti della triennale, soprattutto di una realtà piccola come L'Aquila, quindi come il nostro Ateneo, arrivati alla decisione di in merito alla magistrale da intraprendere, magari si guardano un po' intorno, cercano strade diverse, vogliono, magari sono attratti legittimamente da quelli che possono essere grandi atenei, ritenendo che un grande ateneo possa dare loro delle opportunità lavorative, professionali superiori rispetto a quelle che può dare magari un corso di laurea come il nostro, che è più piccolo in termini di numero di iscritti, numero di docenti. Ecco, con questa presentazione vogliamo un po' sfatare questa credenza, perché vogliamo mostrarvi che in realtà anche attraverso la formazione offerta dai nostri percorsi magistrali potete avere quelle competenze, quelle conoscenze che vi permettono di, vi permetteranno poi in futuro di accedere a dei posti lavorativi di rilievo, così come hanno fatto molti vostri ex colleghi. E quindi questa affermazione diciamo, la sto facendo a ragion veduta, nel senso che non lo faccio soltanto per sponsorizzare i nostri corsi, ma perché effettivamente ci sono dei dati che dimostrano la validità dei nostri corsi di laurea magistrale, dati che sono sia i dati Alma Laurea, a cui poi faremo riferimento, che ci fanno vedere quanti dei nostri laureati magistrali lavorano, ma anche le testimonianze dei nostri ex studenti. Ne avremo alcuni in presenza qui questa mattina, che quindi vi potranno far sapere qual è stata la loro esperienza lavorativa e come si sono trovati poi nel mondo del lavoro una volta usciti dalla nostra laurea magistrale, e poi vi farò vedere una serie di altre testimonianze che invece vedrete soltanto su delle slide, per farvi capire quali sono anche i posti ricoperti dai nostri ex studenti, quali sono le posizioni lavorative e le aziende in cui lavorano i nostri studenti. Fatta questa premessa, vado allora a condividere lo schermo, così iniziamo con la presentazione vera e propria. Allora, eccoci qua. Qualcuno mi può confermare che sia visibile siano visibili le slide? Sì, Alberto, sì. Perfetto, intanto un invito che faccio a tutti, siccome questa giornata è stata pensata per voi, per dare a voi l'opportunità di scegliere, la possibilità di conoscere meglio i nostri corsi di laurea, e quindi siete voi i protagonisti un po' di questo seminario, potete ovviamente intervenire in ogni momento per fare domande, per rivolgere. Per avere, insomma, risposta alle vostre curiosità, per qualsiasi cosa. Quindi non vi preoccupate, potete in ogni momento intervenire, e mi invito a farlo. Allora, vi ho detto che questa giornata appunto è dedicata all'illustrazione di quelli che sono i nostri corsi di laurea magistrale. In questo seminario mi aiutano le mie colleghe dell'orientamento, che sono Francesca Mandanici e Maria Gabriella Ladu,
In più c'è la professoressa Alessia Sammarra che ci illustrerà uno dei percorsi della magistrale, che è quello in management, e poi insomma, capirete anche qual è il suo ruolo in questo percorso. Allora, quali sono i nostri profili? La nostra laurea magistrale appartiene alla classe di laurea LM77 ed è la laurea in amministrazione, economia e finanza. All'interno di questo grande contenitore abbiamo diversi profili. Il primo profilo è quello di amministrazione e controllo, poi libera professione, management, economia e finanza ed economia e gestione delle pubbliche amministrazioni. Quindi potete scegliere, come vedete, tra un'ampia gamma di percorsi, quello che più ritenete vicino alle vostre esigenze, alle vostre ambizioni. Oramai, quando avete già iniziato, una volta iniziato il vostro percorso universitario, cominciate a farvi, no, un'idea di quello che volete fare da grandi e quindi potete scegliere tra varie alternative. Ovviamente poi vi saranno esposte puntualmente le caratteristiche di ogni profilo che vi ho appena elencato. Questa laurea, così come la vedete adesso, con questi percorsi, è stata ridefinita, ristrutturata soltanto da poco tempo, da un paio d'anni, proprio per ed è stata pensata e progettata sentendo anche l'opinione delle imprese e dei vari stakeholder. Perché abbiamo voluto, proprio l'obiettivo era quello di creare un percorso di laurea magistrale che potesse appunto traghettare gli studenti dal mondo dell'università verso il mondo del lavoro, in modo da poter fornire loro tutte quelle competenze che il mondo del lavoro poi richiede al suo interno. Quali possono essere a grandi linee gli sbocchi professionali delle nostre lauree magistrali? Sono diversi, come vedete questo è solo un elenco esemplificativo, poi finisce con dei puntini di sospensione perché effettivamente i percorsi e le possibilità lavorative sono veramente molte. Partiamo dalla direzione amministrazione delle aziende sia pubbliche che private, figura dell'imprenditore, del manager aziendale. Dottore commercialista per chi magari vuole tentare il percorso della libera professione. Revisore contabile, questo è un percorso che poi come vedrete è stato scelto anche da diversi nostri studenti perché ci sono delle grandi multinazionali che si rivolgono proprio al pubblico dei neolaureati. E quindi richiedono molto spesso, non richiedono un'esperienza sul campo, ecco perché molti neolaureati si avvicinano a questo tipo di professione e danno poi delle ottime possibilità di carriera. Economista, agente assicurativo, bancario di borsa e di cambio, funzionario delle pubbliche amministrazioni e poi mano a mano, quando vi illustreremo vari percorsi, andremo poi nel dettaglio dei vari sbocchi professionali. Allora, io direi di iniziare, quindi lascio la parola alla mia collega, la professoressa Mandanici. Francesca, che dici? Tengo io il controllo delle slide così evitiamo di. Sì, puoi proseguire con questa slide e buongiorno a tutti. Sono una ricercatrice in economia aziendale e vi presento due profili. Il primo profilo che vi presento è il corso magistrale, il profilo in amministrazione e controllo. Cercherò di farvi capire qual è l'obiettivo di questo corso, quali sono i più specifici sbocchi professionali e poi quali sono le materie tipiche che si studiano nei 2 anni di questo corso. Allora, l'obiettivo del corso di amministrazione e controllo è quello di far acquisire una conoscenza molto approfondita del fenomeno aziendale. Come
Quindi gli studenti studiano, analizzano l'azienda fondamentalmente nei suoi molteplici aspetti. Aspetti aziendali, aspetti giuridici, aspetti finanziari e aspetti sociali. Ricordiamo infatti che l'azienda si inserisce, vive in un ambiente che contribuisce a sviluppare, che contribuisce a far crescere. L'obiettivo è quello di far acquisire a tutti gli studenti una capacità di analisi dell'azienda, una capacità di analizzare l'azienda sia nella sua dimensione strutturale, pensiamo per esempio alla dislocazione geografica che può assumere un'azienda, pensiamo per esempio alla suddivisione che può avere l'azienda in tante funzioni o divisioni, pensiamo a quanti reparti e quanti uffici, alla responsabilità che assumono le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Quindi una capacità di analisi sia della sua dimensione strutturale sia della sua dinamica funzionale. Ricordiamo infatti che l'azienda vive all'interno di un ambiente sociale, politico, economico e quindi come evolvono le strategie, per esempio, di un'impresa, di un'azienda, come evolvono i suoi obiettivi, come può comunicare all'esterno un'impresa, quelli che sono i suoi obiettivi, le sue strategie. Chi può scegliere questo percorso in amministrazione e controllo? Fondamentalmente lo scelgono tutti gli studenti ai quali piace, diciamo, lavorare nell'ambito delle attività di amministrazione, di gestione, di direzione d'azienda. Quindi tutti quegli studenti che hanno piacere, mirano a lavorare in uffici dove si realizzano attività di pianificazione e di controllo, di programmazione delle attività e controllo di gestione del personale, uffici dove si diciamo pianifica l'aspetto finanziario, si programma l'aspetto finanziario delle imprese, uffici relativi alla contabilità e al bilancio dell'azienda. Quindi il laureato nel profilo in amministrazione e finanza può sicuramente ricoprire posizioni manageriali in imprese che siano sia pubbliche sia private e imprese che lavorano in ogni settore, nei settori industriali, tipicamente appunto la produzione di beni, nei settori commerciali, quindi la distribuzione, la vendita dei beni e anche nel settore dei servizi. Ma i laureati in questo percorso possono anche svolgere attività di libera professione, essere quindi esperti in amministrazione e gestione di impresa e fare consulenza alle imprese relativamente alle materie che abbiamo visto, quindi relativamente alla contabilità e al bilancio, alla gestione del personale, alla gestione della finanza e quant'altro. Scendiamo un po' più nel vivo e vediamo quali sono gli insegnamenti specifici del corso in amministrazione e controllo. Sapete già tutti quanti che i corsi di economia si caratterizzano per diciamo comprendere concetti, conoscenze, competenze in quattro aree disciplinari: l'area aziendale, l'area economica, l'area matematica e l'area giuridica. Ovviamente in un corso di amministrazione e controllo i corsi di natura aziendalistica sono preponderanti. Lo vedete in questa slide, ci sono sei esami aziendali caratterizzanti il profilo. Leggiamoli insieme. I corsi aziendali sono la programmazione e il controllo, l'economia e bilancio dei gruppi, la contabilità internazionale, l'analisi di bilancio, l'analisi e gestione dei costi e la finanza aziendale internazionale. Cerchiamo un
po' di capire su cosa si focalizzano questi corsi. Allora, finora avete studiato l'azienda, diciamo, vista come una singola entità, ma l'azienda può, diciamo, assumere, può aggregarsi con altre imprese. Ebbene, una principale forma di aggregazione è il cosiddetto gruppo aziendale. Il corso di economia e bilancio dei gruppi, che sarà tenuto dal professor Fabrizio Berti, che avete già conosciuto nel corso di economia aziendale, studia proprio il fenomeno delle aggregazioni e in particolare il fenomeno dei gruppi di impresa. Come quindi si, qual è il processo formativo dei gruppi di impresa? Cos'è il controllo societario? Cos'è un gruppo? Quali sono i vantaggi della, di essere, diciamo, di far parte di un gruppo? E ovviamente quali sono gli strumenti di rendicontazione di un gruppo? Il gruppo dovrà realizzare un cosiddetto bilancio consolidato. È questo lo strumento informativo tipico che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un gruppo, inteso quindi come un'unica entità economica. In questo corso quindi si studieranno i principi per consolidare il bilancio delle imprese facenti parte del gruppo. Ancora nella triennale avete, diciamo, studiato tutti gli schemi e tutti i principi per realizzare un bilancio d'esercizio. Ma in realtà anche i principi contabili nazionali vengono ad essere sempre più, modificati dai principi contabili internazionali. Pensate che anche le direttive comunitarie sono state modificate per rendere, diciamo, i principi italiani più coerenti con i principi contabili internazionali. Da qui il corso di contabilità internazionale da nuovi crediti tenuto dal professor Pisani. Pensate che ad oggi le società quotate italiane sono obbligate a redigere il bilancio secondo dei principi contabili internazionali. Ed ecco quindi che un corso che mira, diciamo, a dire quali sono tali principi e a individuare gli schemi dei bilanci realizzati in base agli IAS diventa molto importante. Ancora, dopo aver redatto il bilancio, è importante anche saperlo leggere. Da qui il corso di analisi di bilancio di cui appunto è titolare il professor Fabio Sciaponi. Nel corso di analisi di bilancio si capirà come leggere un bilancio, quindi si cercherà di capire come valutare la redditività di un'impresa, la sua solvibilità, per esempio, il suo livello di indebitamento. Si costruiranno indici a tal fine dopo averli classificato i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. Ma un'impresa deve anche programmare, pianificare la sua attività futura. Da qui il corso di programmazione e controllo da 9 crediti tenuto da me, Francesca Mandanici. E qui si studieranno i budget aziendali, si cercherà di dare risposta a domande del tipo quali sono i prodotti e servizi più convenienti per un'impresa, quelli che l'impresa dovrà cercare di spingere sul mercato. Qual è il costo per la realizzazione dei prodotti e dei servizi? Ci sono dei prodotti che conviene eliminare dal mercato, dalla produzione? E da qui appunto tutta un'attività di controllo, di gestione. C'è poi il corso di finanza aziendale internazionale. Qui appunto si studia l'internazionalizzazione delle imprese, la gestione dei loro rischi, il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse, il rischio di credito, come
un'impresa internazionalizzata può, diciamo, coprire tali rischi. Accanto alle materie aziendali troviamo le materie economiche. In particolare, i corsi specifici sono economia degli scambi internazionali ed economia industriale. Bene, tutti avete sentito parlare del fenomeno della globalizzazione. Ecco, questo corso mira a capire quali sono un po' i benefici e anche le problematiche che porta la globalizzazione. Si parlerà di imprese multinazionali, di commercio internazionale, che ovviamente di movimento internazionale dei capitali, che comportano ovviamente tante diverse problematiche relative per esempio alla distribuzione del reddito, al fenomeno delle migrazioni internazionali. Accanto alle materie economiche ci sono poi le materie giuridiche, in particolare diritto civile, tenuto dalla professoressa Caroccia, e diritto delle relazioni industriali, tenuto dal professor Lambertucci, da 9 crediti quest'ultimo. Qui nel corso di diritto delle relazioni industriali si studia in particolare il ruolo del sindacato, il ruolo delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, quindi come si regolamenta il rapporto di lavoro dipendente tipicamente con la contrattazione collettiva nazionale, e si cercherà di capire come gestire i probabili conflitti. Accanto alle materie giuridiche troviamo anche le matematiche, e in particolare si può scegliere tra metodi matematici per l'economia e Statistics for Business and Economics. Allora, ricordiamo, avete avuto già modo di vedere nel corso triennale, e le matematiche che si studiano nei corsi di economia sono matematiche applicate, non si studiano in grandi teoremi, ma ci si focalizza sulla matematica applicata all'economia e all'azienda. E questo è un corso, entrambi sono corsi di questo tipo. L'obiettivo quindi è quello di individuare i modelli, fornire agli studenti delle tecniche matematiche per modellare, per risolvere problemi decisionali in ambito quindi economico-aziendale, per esempio per risolvere problemi di ottimizzazione identificando una soluzione più opportuna, problemi di produzione, problemi di logistica, problemi di trasporto e distribuzione delle merci e quant'altro. Accanto a queste 4 aree disciplinari, dopo appunto aver completato gli esami di queste aree disciplinari, lo studente può scegliere un insegnamento libero da 9 crediti, ha poi l'idoneità della lingua inglese, ciò significa che non ci sarà un voto finale ma soltanto idoneo o non idoneo, un tirocinio da 3 crediti formativi e una prova finale da 15 crediti formativi, tipicamente la tesi di laurea. Ci sono dubbi, ragazzi? Avete domande, curiosità? Io ho cercato di dare un po' una panoramica di questo corso e di tutti i suoi insegnamenti. Se ci sono domande, sono qua. Altrimenti lascerei la parola alla nostra laureata. Sì, Francesca, adesso tolgo la condivisione. Sì. Oddio. Ah, eccolo qui. Ok, quindi possiamo dare la parola alla prima delle nostre testimonianze, di una nostra ex studentessa, che è Eleonora Orlandi. Ci sei, Eleonora? Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Sì. Eccoci. Chiedo scusa, non metterò il video per problemi di rete. Ah, ok. Ok, allora intanto buongiorno a tutti.
Colgo intanto l'occasione per un saluto a tutti, anche ai miei ex professori, che è sempre un piacere rivedere. Niente, io colgo anche l'occasione, mi leggo al discorso che, appunto, di apertura della professoressa Roberta Pace, perché effettivamente più o meno tutti ci siamo trovati di fronte alla scelta dell'Ateneo più magari vicino alle esigenze che cercavamo. E il fattore di esserci magari avvicinati ad un Ateneo magari anche di dimensioni un po' più piccole, personalmente l'ho visto anche come un vantaggio per diciamo così una questione anche di vicinanza alle esigenze da parte dei professori, e soprattutto perché ci ha permesso in qualche modo nel corso di laurea di approfondire magari tematiche di un grande, diciamo, un grande rilievo, anche facendo un po' più spirito di gruppo, diciamo così. E, inoltre l'Ateneo dell'Aquila personalmente lo ritengo un ottimo Ateneo, soprattutto per le offerte appunto che dà, e vedo che sono anche un pochettino cambiate. Io personalmente avevo scelto il corso di direzione d'azienda, preferendo principalmente le attività manageriali. E diciamo che sin da subito, appena presa la laurea, diciamo, ho avuto la fortuna di interfacciarmi con le prime esperienze lavorative, in realtà una, dove ancora continuo, in un'azienda multinazionale, entrata ovviamente come stagista, ho avuto subito la possibilità però di mettermi in gioco in altre sfide e in percorsi di crescita. E sono 2 anni che sono assunta e godo già di un contratto a tempo indeterminato che penso ai giorni di oggi non è neanche semplice in qualche modo raggiungere. E, oltretutto ho già fatto un'esperienza più o meno completa all'interno di diversi settori aziendali. Nasco appunto come laureata in economia e sono entrata nell'ufficio di inventory management, e poi mi hanno permesso di affacciarmi anche ad a delle mansioni più ingegneristiche, diciamo così, per la gestione del processo produttivo, e per poi tornare nuovamente sull'ufficio dell'inventory management. Oggi la mia posizione è appunto in questo settore qui, in questo ufficio, gestisco già magari dei team piccoli, comunque di persone, e queste interattività. Personalmente mi ritengo molto soddisfatta del percorso che ho fatto, di studi e quello che sto intraprendendo a livello appunto professionale, e quindi mi sento comunque di augurare a tutti i ragazzi che ci sono in ascolto la stessa, diciamo così, fortuna e la stessa intraprendenza, e mi sento quindi di consigliare il nostro Ateneo. Eleonora, scusami, nel momento in cui tu ti sei inserita nel mondo del lavoro, hai detto che è stata la tua unica esperienza questa, no? Perché poi Dopo la laurea, sì. è andata bene, fortunatamente. Hai avuto, diciamo, la sensazione che le tue conoscenze e competenze acquisite durante il percorso formativo fossero adeguate a ciò che richiedeva l'azienda? Sì, assolutamente sì, perché anche io magari da studente a volte avevo un po' l'impressione di stare a fare, diciamo, la solita teoria, però in realtà sul campo effettivamente mi sono resa conto che molte in realtà delle conoscenze che avevo acquisito sono state necessarie sia per il mio percorso di crescita, ma anche magari per interfacciarmi in ambienti aziendali come quelli odierni, abbastanza competitivi e dinamici. E qual è l'azienda? Perché forse non l'hai detto il nome dell'azienda? Sì, allora non so, vabbè, l'azienda è Logista Italia, un gruppo multinazionale e si occupa principalmente della distribuzione di prodotti per i venditori tabaccai, quindi di tabacco e del food and beverage con Terzia, è una holding di 3 società. Perfetto. Avete domande? Da rivolgere anche ad Eleonora, ovviamente, oppure alla professoressa Mandanici. Sì,
Se non volete esporvi direttamente, magari potete anche scrivere in chat se volete, per chi ha la chat, perché so che non tutte le versioni di Teams ce l'hanno. Ok, va bene, se non ci sono domande, allora possiamo riprendere con la presentazione passando all'altro profilo, secondo profilo, che è quello di libera professione. Francesca, che faccio? Vado sempre io con la condivisione? Va bene. Allora. Eccoci qua. Allora, il secondo profilo è quello della libera professione. Lo dice il termine stesso, l'obiettivo di questo corso specifico è quello di far capire allo studente, far acquisire ecco, allo studente tutte quelle conoscenze e tutte quelle competenze che sono utili per svolgere sia la libera professione di dottore commercialista, sia la libera professione di revisore contabile. Per svolgere queste libere professioni è necessario avere una laurea magistrale. Attenzione però perché la classe di laurea diventa molto importante in questo caso. Si può svolgere la libera professione di dottore commercialista e di revisore contabile se si ha una laurea magistrale nella classe LM77. Come è la nostra laurea magistrale in amministrazione, economia e finanza. Quindi, ecco, il consiglio principale, che voglio dare è quello di prestare molta attenzione alla classe di laurea. Non tanto dovete guardare i nomi dei corsi di laurea magistrali, che possono essere anche molto fantasiosi, molto belli e accattivanti. Dovete guardare la classe di laurea, al di là del nome che il singolo Ateneo può dare a un corso di laurea, perché se si vuole diventare dottori commercialisti o revisori dei conti, bisogna per forza avere una laurea in questa classe. Quindi controllate qualunque percorso scegliete anche all'esterno, parlo ovviamente dell'esterno, dell'Università dell'Aquila, che sia effettivamente all'interno di una LM77. Detto questo, appunto lo sbocco principale è quello di svolgere la libera professione, ma ciò non toglie che lo studente laureato in questo profilo possa anche ricoprire ruoli come dipendente, come dirigente, insomma, manager, nell'ambito delle imprese sia pubbliche che private. Altro ricordo infatti che i profili sono caratterizzanti nel senso che hanno delle materie specifiche che aiutano lo studente ad acquisire conoscenze e competenze nello specifico sbocco professionale, ma in realtà il laureato in libera professione, per esempio, può anche svolgere attività bancaria, assicurativa, così come lavorare all'interno delle pubbliche amministrazioni. E la stessa cosa vale per chi, per esempio, sceglie il profilo in amministrazione e controllo o il profilo in gestione delle pubbliche amministrazioni e vuol diventare successivamente dottore commercialista. Può farlo perché, ricordo, la classe di laurea di appartenenza di tutti questi profili è la stessa, è sempre la LM77. Quindi se uno al momento dell'iscrizione ha già le idee molto chiare, molto precise e sa già di voler svolgere queste professioni, può scegliere il profilo in libera professione. Ma anche se sceglie qualunque altro profilo offerto dalla nostra università, poi può diventare ugualmente dottore commercialista e revisore dei conti. Ecco, questo diciamo, è importante che lo sappiate.
Nel corso di libera professione le materie, le aree diciamo disciplinari sono sempre quattro. Abbiamo quindi le matematiche, le giuridiche, le economiche e le aziendali. Francesca, sì? Scusami, c'è una domanda. Uno studente ha alzato la mano. Sì, 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 prego Francesco. Buongiorno. Raffaele. Dimmi tutto, buongiorno. Ah, allora, volevo chiedere, quindi tra le magistrali, tutte queste che vengono considerate LM77, sì, hanno punti di incontro nel loro studio in questi 2 anni, nelle materie fatte? Sì, ci sono alcune materie che sono comuni, per esempio nel corso di libera professione troverai contabilità internazionale e economia e bilancio dei gruppi, analisi di bilancio, che sono presenti anche nel corso di amministrazione e controllo. Alcune materie sono comuni che hanno degli obiettivi formativi che diciamo sono necessari per entrambe le specializzazioni scelte. Quindi diciamo se si sceglie il corso in libera professione non è che si può fare solo la professione di dottore commercialista e revisore dei conti, si può andare anche a lavorare presso banche, assicurazioni, imprese pubbliche e private, negli uffici della contabilità e del bilancio, nella pianificazione e controllo, nel marketing, nella gestione del personale, perché c'è sempre una base comune a tutti i percorsi. Poi ovviamente ogni percorso ha delle materie molto caratterizzanti che vanno a specializzare la preparazione dello studente e la vanno quindi a focalizzare su quello aspetto, su quelle specifiche conoscenze e competenze a cui lo studente tiene in particolar modo. Per esempio, nel profilo di libera professione, le materie caratterizzanti sono la tecnica professionale, la revisione aziendale e la valutazione delle aziende tra le discipline aziendali. Nella revisione aziendale, come diceva prima la professoressa Pace, è una materia molto importante. Qui si studia per esempio qual è il ruolo di una società di revisione. Voi sapete che la società di revisione verifica la regolare tenuta della contabilità delle aziende, verifica che l'azienda abbia applicato la legge nello svolgimento delle sue attività, abbia applicato lo statuto e quindi diciamo quali sono le caratteristiche che deve avere una società di revisione. Deve essere indipendente ovviamente dall'azienda, altrimenti non può effettuare una buona attività di controllo, ed assume ovviamente una certa responsabilità, no, nel fare questi controlli. L'obiettivo è quello di far modo che le imprese non effettuino delle frodi, non commettino degli errori, no, nella redazione della contabilità e del bilancio, e quindi in questo corso si studieranno tutte le procedure di controllo messe in atto da una società di revisione, da un sindaco, per poter diciamo garantire ai terzi l'integrità di una società, di un'azienda. Controllo dei crediti, il controllo dei magazzini, il controllo della fiscalità, per esempio, anticipata e differita. Questo è il contenuto del corso specifico, molto molto specifico, di revisione aziendale. Poi c'è il corso della tecnica professionale, tenuto da un contrattista, il professor Ernani Ornello, e questo corso va a vedere diciamo momenti particolari della vita d'azienda, va a vedere per esempio una liquidazione aziendale, una trasformazione aziendale, per esempio un'azienda che nasce nella forma di una società in nome collettivo
può evolvere in una forma di società di capitali, per esempio in una società a responsabilità limitata oppure in una società per azioni. Come avviene questo passaggio? Ci sono ovviamente dei punti critici dal punto di vista contabile, dal punto di vista fiscale. Questo, l'obiettivo di questo corso è appunto di far capire allo studente tutti i momenti, tutte le varie operazioni straordinarie che può mettere in campo un'impresa durante la sua vita, la liquidazione, la trasformazione appunto anche da una forma di società di capitali SRL a una forma regressiva, per esempio una SNC o una SAS. Accanto a questi corsi ci sarà poi il corso di valutazione delle aziende. Come si valuta un'azienda? Quali sono le problematiche che ha un dottore commercialista per valutare un'azienda? E quali sono le tecniche che il dottore commercialista deve usare per poter valutare un'azienda? Ecco, si studieranno le principali tecniche messe a disposizione sia dalla teoria che dalla prassi aziendale. Studierete il metodo reddituale, il metodo patrimoniale, il metodo misto reddituale patrimoniale, i metodi finanziari. E si capirà quando e come scegliere il metodo specifico di valutazione nel caso particolare dell'azienda che si deve valutare. Accanto a questi corsi specifici, abbiamo detto, c'è poi il corso di economia e bilancio dei gruppi e il corso di analisi di bilancio e di contabilità internazionale che ho, diciamo, le cui caratteristiche principali, contenuti principali, li ho predetti nel corso di amministrazione e controllo. Oltre alle materie aziendali ci sono poi le materie economiche, economia e finanza dei governi decentrati, ed economia monetaria. Cosa tratta economia e finanza dei governi decentrati? Ecco, tutti noi abbiamo sentito parlare del federalismo fiscale. Cos'è questo federalismo fiscale? Abbiamo sentito ai telegiornali patto di stabilità e di crescita, patto di stabilità interno. Ecco, in questo corso si studiano queste problematiche, quindi il finanziamento delle attività pubbliche, come deve avvenire tutte le teorie, il mercato quindi e le imposte. Accanto alle materie economiche ci sono poi le materie giuridiche, in particolare il diritto fallimentare tenuto dalla professoressa Cervale e contabilità pubblica tenuta invece dal professor Walter Giulietti. Diritto fallimentare, ahimè, purtroppo si parla di fallimento di un'impresa e quindi di procedure concorsuali. Quali sono i momenti, diciamo, gli atti, le operazioni che un'impresa deve realizzare e può realizzare durante questo momento molto particolare della vita d'impresa? Ecco, si studia appunto nel corso di diritto fallimentare ed è di estremo interesse dei dottori commercialisti, ecco perché è un esame caratterizzante del profilo in libera professione. Il dottore commercialista gestisce, deve saper gestire tutte le fasi, tutti i documenti, produrre documenti utili al fine appunto del fallimento di un'impresa. Contabilità pubblica è molto importante perché il dottore commercialista offre consulenza e servizi anche alle pubbliche amministrazioni, no? Imprese pubbliche che hanno una contabilità un po' diversa dalla contabilità economico-patrimoniale delle imprese. Tipicamente negli enti pubblici vigeva la contabilità finanziaria. Poi c'è stata tutta una fase di armonizzazione contabile e anche gli enti pubblici sono arrivati a una contabilità economico-patrimoniale, ma con delle peculiarità, con delle specificità, e
E questo corso appunto si focalizza proprio sulle specificità di questi particolari enti in termini di contabilità e rendicontazione. Accanto ovviamente alle aziendali, alle economiche e alle giuridiche abbiamo anche l'insegnamento della matematica e, come detto prima, si tratta di una matematica applicata all'azienda, all'economia, in particolare nel corso di libera professione, una matematica per la finanza e le assicurazioni, un corso da 6 crediti. Ovviamente, fatti questi svolti, diciamo, questi esami, si potrà poi scegliere anche un insegnamento libero da 9 crediti formativi. Si dovrà poi conseguire il livello B2 per la lingua inglese. Ricordiamo che si tratta sempre di un'idoneità in questo caso, quindi non di un voto ma di un'idoneità, un tirocinio formativo da 3 crediti e una prova finale da 15 crediti che consiste appunto nella realizzazione della tesi di laurea, quindi il lavoro di tesi, di studio e di ricerca per la tesi. Ci sono domande? Il ragazzo che mi ha fatto la domanda in precedenza voleva altre informazioni più specifiche, voleva capire meglio particolari cose che non ho detto. No, per ora tutto è chiaro, grazie. Ok. Allora, grazie Francesca. Passo la parola alla professoressa Alessia Salmano, che invece ci illustrerà un ritorno di audio su di audio. Ci illustrerà il percorso in management. Prego Alessia. Grazie Roberta, buongiorno a tutti. Allora, condivido lo schermo, quindi datemi conferma fra un minuto che vedete. Sì, si vede Alessia. Ok, quindi adesso vedete tutto lo schermo? Sì. Perfetto. Bene, allora io vorrei presentarvi il profilo in management. Come ha detto Francesca, si tratta di un profilo sempre della stessa laurea, che è la laurea in amministrazione, economia e finanza. Quindi ribadisco, come ha già detto Francesca, che essendo dei profili di specializzazione, la laurea è la stessa. E quindi qualunque profilo scegliate, anche quello in management, ovviamente diciamo, si aprono le stesse porte, ad esempio per quanto riguarda la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione per il dottore commercialista, questo riguarda tutta la classe di laurea e quindi tutti e 5 i profili che oggi vi stiamo presentando. Il profilo in management in cosa si differenzia rispetto ai 2 precedenti che vi ha illustrato Francesca? Ora, io direi questo, questo profilo è stato pensato per tutti quegli studenti che scelgono questa classe di laurea in amministrazione, economia e finanza, perché non pensano di voler svolgere la libera professione. Il loro sogno non è tanto quello di diventare dei commercialisti, ma sognano di andare a lavorare in un'organizzazione, come può essere una impresa, oppure un'organizzazione non profit, come può essere un'organizzazione, diciamo, pubblica, o anche diciamo, andare a lavorare nel mondo della consulenza e ricoprire dei ruoli manageriali. Cosa significa? Delle persone esperte di management, di gestione in tutte le
aree aziendali. Quindi, mentre i primi due profili precedenti si focalizzano soprattutto su competenze che riguardano l'area della contabilità e dell'amministrazione, il profilo in management vuole fornirvi delle competenze avanzate in tutte le aree del management, quindi non solo amministrazione e contabilità, ma anche tutte le altre funzioni, come ad esempio finanza, come ad esempio la gestione del personale, la produzione, la strategia d'impresa, il marketing, tutte quelle aree di specializzazione che riguardano appunto il management. Come avete già ascoltato e ribadisco, tutti i profili hanno una base comune, perché si tratta sempre della stessa laurea, e quindi ritrovate anche in questo profilo alcuni degli insegnamenti che vi sono già stati illustrati e in più degli insegnamenti caratterizzanti di specializzazione. Il percorso in management è un percorso che vi fornisce una preparazione interdisciplinare, in cui chiaramente l'aspetto di specializzazione è quello che riguarda le materie aziendalistiche, manageriali, però il corso fornisce anche competenze importanti nelle aree di economia, giuridica e matematica. Cominciamo ad analizzare l'area aziendale, che è quella, diciamo, sicuramente più caratterizzante. Come potete vedere, trovate degli insegnamenti che vi ha già illustrato Francesca, in particolare l'insegnamento di programmazione e controllo e l'insegnamento di analisi di bilancio, che, come avete ascoltato, hanno l'obiettivo di farvi acquisire delle competenze di avanzate in ambito di appunto amministrazione, programmazione e anche lettura, comprensione e analisi di un bilancio di un'azienda. Oltre a questi insegnamenti trovate l'insegnamento in finanza aziendale internazionale, che quindi ha l'obiettivo di fornirvi delle competenze avanzate in ambito di finanza, l'insegnamento del marketing e l'insegnamento di organizzazione e gestione delle risorse umane, che sostanzialmente dà una serie di competenze che riguardano tutti gli aspetti di gestione del personale, per esempio come si selezionano le persone, come possono essere formate, come si valuta la loro performance e poi, aspetto molto importante, come si determinano gli stipendi, gli incentivi, gli aspetti retributivi di un'organizzazione. Un altro insegnamento molto importante è quello di analisi dei network organizzativi, perché come sapete adesso nuovi sistemi economici si basano molto su delle alleanze fra imprese. Le imprese ormai non competono più solo attraverso la concorrenza, ma molte di queste fanno delle alleanze per diventare più competitive fra di loro, per scambiare delle conoscenze, per mettere in comune tecnologie, per migliorare la loro capacità di penetrazione nei mercati. E quindi questo insegnamento dà una serie di competenze avanzate proprio per comprendere come vengono gestite queste alleanze strategiche da parte delle aziende. E poi un altro insegnamento caratterizzante è quello chiamato Leadership Skills e Organizational Behavior, che è un insegnamento che specifico di questo percorso e che ha l'obiettivo di farvi acquisire
quelle competenze che non sono specialistiche, cioè riferite ad una sola area funzionale, ma vengono chiamate nel mondo del lavoro competenze trasversali o anche soft skills, che sono delle competenze oggi molto ricercate dalle aziende, soprattutto nei neolaureati, non solo in discipline economiche, ma in qualunque disciplina, perché quando si entra nel mondo del lavoro, ovviamente è importante avere delle competenze specialistiche, quindi un ingegnere deve sapere come si costruisce un palazzo, un matematico deve saper risolvere delle funzioni complesse, un manager deve saper leggere un bilancio oppure impostare un piano di marketing. Però quando si lavora, soprattutto all'interno di un contesto organizzativo, ci sono tante altre competenze che sono altrettanto importanti, per esempio come si comunica con i clienti, con i colleghi, come si prendono decisioni in gruppo e individualmente, come diciamo, si lavora in gruppo e come si fa a creare un clima di collaborazione e di condivisione all'interno di un'organizzazione, come si negozia in maniera efficace, per esempio chi vuole occuparsi di aspetti di marketing e vendite o anche andare a lavorare nella funzione approvvigionamento e quindi gestire i fornitori di un'organizzazione, per esempio, deve avere delle ottime competenze di negoziazione. Come si gestiscono i conflitti all'interno di un'organizzazione o in una relazione di lavoro? Ecco, tutte queste competenze sono molto importanti perché veramente determinano quanto riusciamo ad essere efficaci nella nostra esperienza professionale. Ora, una cosa che noterete da questa slide è che alcuni corsi sono scritti in blu e altri in nero. Questo perché? Perché questo profilo ha la caratteristica di essere erogato in doppia lingua. Cosa significa? Che alcuni insegnamenti, tutti quelli che vedete scritti in blu, sono erogati in lingua inglese, mentre quelli scritti in nero sono erogati in italiano. Quindi una caratteristica di questo profilo è proprio quello di consentirvi anche di rafforzare molto di più la vostra conoscenza dell'inglese, soprattutto quello che viene chiamato business English, quindi il linguaggio tecnico. Non vi sfuggirà, immagino che lo sappiate già e non debba essere io a ricordarvelo, che ormai l'inglese è diventata una lingua di lavoro in tutte le aziende, non solo in quelle multinazionali, ma anche in aziende che hanno una proprietà italiana e una dimensione domestica, essendo molto cresciuta anche la globalizzazione, quindi la presenza sui mercati esteri anche da parte di piccole e medie imprese italiane, oggi in qualunque ambiente di lavoro voi vi inserirete, la conoscenza dell'inglese sarà un requisito fondamentale e spesso questo rappresenta una delle condizioni di scrematura nei processi di reclutamento da parte delle aziende. Quindi non soltanto vogliono vedere sul vostro CV la conoscenza dell'inglese, ma ormai in tutte le aziende il processo di selezione prevede almeno una prova per verificare il vostro livello di conoscenza dell'inglese, che può essere un test, ma quasi sempre è anche un colloquio che viene svolto in lingua inglese. Quindi avere la possibilità di approfondire e di migliorare la vostra conoscenza dell'inglese, soprattutto dell'inglese commerciale, cioè con tutti i termini economici della lingua, è veramente molto importante.
Ora passiamo alle altre aree. Quali sono gli insegnamenti previsti nelle altre aree? Per quanto riguarda l'area matematica, chi sceglie il profilo in management può scegliere fra due insegnamenti. L'insegnamento di metodi matematici per le decisioni aziendali, che vi ha già illustrato Francesca, e l'insegnamento di Statistics for Business and Economics. Il primo è erogato in lingua italiana, il secondo è erogato in lingua inglese. L'insegnamento di statistica per l'economia e il business, non vi sfuggirà, ovviamente è molto importante, perché adesso per le aziende, con la digitalizzazione, l'aspetto dei dati, della gestione dei dati, dei big data, sapete che ogni volta che noi navighiamo su internet produciamo e lasciamo tantissime tracce che vengono utilizzate dalle aziende per capire i nostri comportamenti di acquisto, quali sono i beni che cerchiamo. Ecco, tutta queste informazioni, questa mole di dati deve essere analizzata, e quindi oggi le competenze di statistica sono sempre state importanti, ma sicuramente lo stanno diventando sempre di più all'interno delle aziende. Per quanto riguarda l'area economica, i due insegnamenti inclusi nel profilo sono entrambi erogati in lingua inglese e sono il corso di Labor Economics, cioè economia del lavoro, che tratta tutti quegli aspetti inerenti il funzionamento dei mercati del lavoro, che sapete, diciamo, è un tema ovviamente centrale e che oggi sta vivendo grandi trasformazioni, perché sapete che questo processo anche di digitalizzazione sta anche cambiando, stanno nascendo nuovi lavori. Pensate a tutti quei lavori che oggi sono gestiti su piattaforme, no? Come Deliveroo, Uber e tanti altri. Ecco, tutte queste trasformazioni chiaramente stanno cambiando anche la struttura dei mercati del lavoro, tutti gli aspetti di, per esempio, anche gestione dei contratti, dei salari e così via. Per quanto riguarda il corso di Applied International Economics, questo è un corso di economia applicata che ha un focus in particolare sugli aspetti legati all'economia internazionale, quindi alla globalizzazione, che non vi sfuggirà, sono sempre più centrali. Ma su questo non mi dilungo, perché dopo di me parlerà anche la collega Ladu, che tra l'altro è, diciamo, la docente di questo corso. E in ultimo, l'area giuridica. Per quanto riguarda le materie giuridiche, potete scegliere fra due insegnamenti: diritto delle relazioni industriali, erogato in italiano, oppure International Labor Law, che è erogato in lingua inglese. Si tratta sempre di materie che riguardano il diritto del lavoro, quindi gli aspetti anche sindacali e di contratti di lavoro. Sicuramente la differenza più importante fra i due è proprio la lingua di erogazione. Questi sono i corsi inseriti nel profilo, che ovviamente poi prevede, come tutti gli altri, anche la possibilità di scegliere un insegnamento da 9 crediti a vostra scelta, che quindi potete prendere da qualunque altro profilo o persino corso dell'Ateneo. L'idoneità di lingua inglese B2, un tirocinio e poi ovviamente la prova finale, cioè la tesi, che vale 15 crediti. Ora, il profilo in management ha anche un'altra caratteristica molto importante e molto distintiva, perché è l'unico profilo della nostra laurea magistrale che consente l'accesso al doppio titolo. Questo che cosa significa? Che da un paio di anni
l'Università dell'Aquila ha stipulato una convenzione con un'università olandese, l'Università di Twente, che tra l'altro è la prima università politecnica dell'Olanda. Per farvi capire, può essere considerato il corrispettivo del Politecnico di Milano in Italia, che è un'università molto importante che ha tutte le facoltà, incluse quelle di scienze sociali come la facoltà di economia e management. Ecco, noi con questa università olandese abbiamo stipulato un accordo che proprio per erogare insieme una laurea a doppio titolo. Questo che cosa significa? Che chi si iscrive al profilo in management ha la possibilità durante il primo anno di partecipare a un bando per l'assegnazione dei posti per la, diciamo, l'area a doppio titolo. Ogni anno sono disponibili 15 posti che vengono messi a bando. In genere il bando esce intorno a novembre. E quindi chi è iscritto al profilo in management può decidere di fare domanda. Quindi la laurea internazionale non è un obbligo per chi sceglie il profilo in management. Quindi chi sceglie il profilo in management può decidere di svolgere tutto il suo percorso di studi in Italia e dopo aver completato, acquisito tutti i crediti, ottiene la laurea in economia, amministrazione e finanza rilasciata dall'Università dell'Aquila. Chi si iscrive al profilo in management può optare, quindi è una facoltà, è un qualcosa in più, non è un obbligo, può optare per la laurea internazionale, quindi fare domanda al bando e entrare in questo programma. Che cosa prevede? Prevede che lo studente dell'Aquila svolga tutto il primo anno all'Università dell'Aquila, dove sostiene tutti gli esami del primo anno previsti dal nostro profilo. Dopodiché il secondo anno lo svolge presso l'Università di Twente, sulla base di un piano didattico che è già diciamo concordato fra le due università, ed è un piano didattico che specializza gli studenti in particolare nell'area dello Human Resource Management, cioè della gestione del personale, anche se diciamo durante questo secondo anno svolto in Olanda ci sono anche tutta una serie di insegnamenti di, diciamo, di general management. Ora, cosa succede? Che dopo aver svolto il secondo anno in Olanda, lo studente redige un'unica tesi di laurea che viene scritta ovviamente in inglese e con due relatori, un relatore dell'università olandese è un relatore dell'Università dell'Aquila, ma la tesi è una sola, che viene discussa una sola volta, quindi in un'unica seduta di laurea, in presenza di una commissione che è formata da professori dell'Università olandese e da professori dell'Università dell'Aquila, e dopo dopo la discussione della tesi, lo studente ottiene due titoli di studio, il diploma di laurea rilasciato dall'Università dell'Aquila e il diploma di laurea rilasciato dall'Università di Twente. Quindi nello stesso periodo di tempo, cioè in due anni, per chi si laurea in regola con i tempi, si ottengono due titoli di laurea, uno italiano e uno olandese. Chiaramente questo è un grandissimo vantaggio, perché vi consente di non solo riuscire a cercare lavoro in maniera molto più efficace
fuori dall'Italia, quindi se sognate di fare una parte della vostra carriera all'estero e quindi sognate di andare a lavorare in Inghilterra, in Olanda, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, avere una laurea rilasciata da un'università olandese di grande prestigio e svolta tutta in inglese, chiaramente vi dà una carta in più. Però conseguire una doppia laurea, di cui una conseguita all'estero, è un grandissimo vantaggio anche per chi intende rimanere in Italia e cercare lavoro in Italia, perché oggi le imprese hanno grande possibilità di scelta. Ci sono tantissime persone che si laureano ogni anno, tantissimi laureati. Voi dovrete competere con tanti altri studenti che come voi si iscriveranno alla stessa classe di laurea, la LM77, che è offerta da molti atenei in Italia, e quindi quando voi vi troverete a cercare lavoro ci saranno tante altre persone che come voi avranno un titolo di studi equivalente al vostro, conseguito magari come voi con il massimo dei voti, 110 e lode. Le aziende quindi devono scegliere, selezionare fra candidati che hanno le stesse caratteristiche, che hanno gli stessi titoli. E per fare questa scelta, ovviamente, guardano anche quali possono essere degli altri titoli che vi differenziano, come possono essere dei master post laurea o appunto delle lauree internazionali, che tra l'altro sono molto apprezzate dalle aziende, perché non solo testimoniano che il candidato conosce perfettamente la lingua inglese, ma soprattutto testimoniano che quel neolaureato è una persona molto intraprendente, che è una persona aperta, che accetta le sfide, che è ambiziosa, perché chiaramente riuscire a acquisire due lauree, di cui una all'estero, è un indicatore di grande intraprendenza e di grande ambizione, che sono due qualità che oggi il mercato del lavoro ricerca e apprezza molto. Naturalmente io sono aperta a tutte le domande, però vorrei anche farvi comprendere le specificità del profilo in management e anche della doppia laurea da una persona che è Samuel Angelucci, che saluto, che ha fatto questa scelta in maniera coraggiosa, perché era il primo anno in cui veniva erogato appunto il doppio titolo, e Samuel, così come degli altri suoi colleghi, hanno fatto da subito questa scelta che si è rivelata molto, molto vincente, e quindi vorrei lasciare la parola a Samuel, che vi racconterà il suo percorso e anche vi dirà come oggi si è inserito nel mondo del lavoro. Samuel, ci sei? Buongiorno, mi sentite? Sì. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la professoressa Samar e le altre professoresse per avermi dato la possibilità comunque di darvi un punto di vista diverso, che quello magari il loro, e quindi darvene uno un po' più vicino a voi, perché anche io fino a 2 anni fa ero come voi uno studente indeciso che si aveva davanti un futuro incerto e ha dovuto fare delle scelte e comunque subirne le conseguenze nel bene e nel male. Per aiutare a accompagnare la mia parlantina, ho preparato una presentazione che vorrei condividere con voi, se le professoresse me lo permettono. Condivido un attimo lo schermo. Certo, Samuel. Ok, questo nel frattempo era il mio curriculum, sempre in revisione con le mie. Ok, here we go.
Ok, io ho fatto parte ho intrapreso il mio percorso magistrale nella laurea in amministrazione, economia e finanza, come è già stato detto dalla professoressa Sammarra, nel particolare nel profilo management all'Università degli Studi dell'Aquila. Ma chi è Samuel? Una piccola introduzione a me. Io sono Samuel Angelucci, ho 25 anni nonostante la calvizie precoce possa suggerire il contrario, e vengo da una piccola città come credo la maggior parte di voi, e sono da agosto un double degree graduate. Quindi nel caso aveste, perché immagino siete uno dei pubblici più difficili il pubblico più difficile forse con cui mi sono interfacciato nella settimana, sebbene io parli con molti stakeholder, perché immagino molti di voi siano timidi e magari abbiano delle domande che si tengono, potete tranquillamente scrivermi nel mio profilo, chiedere la mail alla professoressa se volete avere un ulteriore approfondimento su quello di cui parleremo. Io ho iniziato i miei studi come voi facendo la laurea triennale in amministrazione delle imprese. Mi sono laureato con una tesi con il professor Pisani riguardante i principi contabili FRS e il loro effetto sulle piccole e medie imprese, e ho iniziato il percorso di amministrazione, economia e finanza con il profilo management nel particolare. Durante questo percorso ho avuto la possibilità di interfacciarmi con la possibilità di affrontare appunto il doppio titolo, come diceva la professoressa, e di fare uno scambio all'estero, che fortunatamente è andato nel migliore dei modi. Infatti durante il mio secondo anno mi sono trasferito in Olanda con i miei colleghi all'Università di Twente, che anch'essa magnifica sia per il rapporto con i professori che anche qui in Italia viene visto un po' come un rapporto con figure mitologiche nel quale non si esprimono pareri o non si ci interfaccia, ma fidatevi che se è questa la vostra scelta avrete modo sia di interfacciarvi con loro sotto un punto di vista professionale che da studenti, che sotto un punto di vista umano, in quanto tuttora con la professoressa rimaniamo in contatto e mi aiuta e mi indirizza anche sulle scelte che sono poi relative al contesto aziendale. La mia tesi è stata abbastanza sperimentale nel mondo delle piattaforme online, quindi di come le pratiche HR, quindi della gestione delle risorse umane, vengono utilizzate all'interno della gig economy, quindi Deliveroo, come diceva Uber Eats, ma anche piattaforme che non per forza hanno un datore di lavoro e quindi sono molto flessibili, che permettono anche a studenti come voi di interfacciarsi al mondo del lavoro senza avere un rapporto lavorativo prestabilito, e quindi tutte le sfaccettature che erano connesse ad esse, quindi come le persone. Sicuramente vi sarà capitato di vedere in grande città dei rider con più borse di Just Eat o Deliveroo allo stesso momento. Beh, quella è stata principalmente la mia tesi di laurea. Attualmente lavoro in Chiesi Farmaceutici come stagista, è un'azienda farmaceutica basata in Parma con più di 6.000 dipendenti e presenti in 26 paesi. Il mio ruolo nel particolare è quello di Global HRIS, HR Analytics Intern, ovvero ho riassunto graficamente quello che è un po' difficile di spiegare a parole, ma mi occupo della gestione e manutenzione dei sistemi informativi che vengono utilizzate per monitorare i processi di risorse umane, quindi come avevamo già detto il recruiting, la selezione, la compensation, quindi come decido io lo stipendio di una persona, in base a quali valori lo calcolo, o anche le possibilità di training, quindi di sviluppo aziendale, di sviluppo del talento, come queste scelte vengono fatte a livello aziendale. Questo passa attraverso dei sistemi informativi che vengono utilizzati per registrare e monitorare insieme ai dati personali questi processi, e poi utilizzati per fornire degli insight utili sia al business, quindi ai line manager, quindi i manager incravattati, che io sono più staff, sono più supporto, i manager che incravattati che vedete nei film, per capire su quali persone investire, come investire o quali attrarre. Anche perché il semplice fatto che io sia qui potrebbe essere una duplice finalità da HR che scova qualche giovane talento. Quindi cosa ho imparato dall'esperienza nel profilo di management? È sicuramente una cosa che ho imparato e che voglio anche
suggerirvi, ovvero quello di lavorare duro, perché ovviamente non vi darà, a prescindere se la vostra scelta sarà del profilo management o del manager con double degree, di lavorare duro. Perché? Perché il mondo del lavoro è molto distante attualmente da quello che è il sistema delle università, perché ovviamente sembrerà una banalità, ma anche il fatto che io mi sia trovato a dover competere con persone con super profili LinkedIn, super skillate in 3000 corsi, è stata una difficoltà nonostante avessi conseguito la laurea triennale e due titoli. Quindi lavorare duro in base ai propri obiettivi, quindi fissare degli obiettivi che siano anche di lungo termine, non solo della scelta del percorso, e poi fare le decisioni di conseguenza, ovvero ovviamente non dovete partire con il presupposto voglio fare il Global HRIS, quello verrà in un secondo momento, ma capire un po' quale potrebbe essere il ramo di interesse su cui vorreste lavorare, profilando anche sui social, che sicuramente ne avrete di molti, quali sono i profili che un po' vi identificano anche a livello personale, e investire su attività che portano a dei risultati. Poi la capacità sicuramente quella di automotivarmi, perché ovviamente, come diceva la professoressa, è stato un progetto un po' pionieristico all'epoca, e quindi automotivarmi al fatto che anche chi viene da una piccola realtà come la nostra ha tante possibilità, e nessuno ti può dire che non ce la puoi fare, perché ovviamente, sebbene io sia venuto da una piccola università, comunque mi interfaccio con molti colleghi che vengono da università più blasonate, ma a parità fidatevi che le competenze che acquisirete all'Università dell'Aquila non saranno da meno. Anzi, e soprattutto, l'ultimo punto è quello del networking, perché la possibilità che avete all'Università dell'Aquila, non entro nel profilo management in particolare, perché magari potrei essere condizionato, visto il buon rapporto che ho con la professoressa, ma in generale sono tutti professionisti comunque legati agli studenti, che in un contesto così piccolo hanno la possibilità di condividere anche insight che normalmente un professore universitario di una università blasonata non andrebbe a condividere. Quindi avete la possibilità di interfacciarvi con loro anche in un rapporto più umano, quindi stare più vicino a quelle che sono le loro idee e anche il loro modo di lavorare, perché magari vi possono dare anche nella vostra scelta lavorativa futura indirizzarvi nella ricerca, se la ricerca è per voi, nella consulenza o quant'altro. Ovviamente non so se ci saranno domande, visto il pubblico timido che abbiamo visto finora, ma come già detto potete farmele in qualsiasi momento, anche le professoresse sono libere a qualsiasi tipo di domanda, e questa è un po' la mia presentazione. Grazie Samuel, sei stato veramente molto chiaro ed efficace nel tuo intervento. Ci sono due mani alzate, quindi Francesco, che ha parlato anche prima, e Riccardo. Prego Francesco. Inizio io? Ok, allora. Questa è una domanda anche per Samuel, appunto. Mi è stato detto, quindi voglio sentire anche la tua opinione, che un corso di double degree non ti prepara adeguatamente in entrambe le due, diciamo, lauree che prendi, che in questo caso sarebbe, diciamo, Human Resources e Management. Su questo cosa avresti da dire tu? È una domanda a cui farei rispondere il mio capo, che attualmente è in meeting e per NDA purtroppo non posso fartelo vedere e tutto, ma ti dico, per esempio nel DDP nel particolare, addirittura che io credo che le conoscenze che vengono fornite all'Università di Twente siano anche molto più avanti rispetto ai contesti aziendali su cui uno si interfaccia, e non lo dico con arroganza e non lo dico dall'alto di niente, ma fidatevi, perché i professori anche all'Università di Twente sono ricercatori che sviluppano paper scientifici all'ordine del giorno. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il libro in sé viene inteso anche come un qualcosa di troppo arretrato. Quindi i professori che ti formano lì sono professori che stanno sul pezzo nelle varie discipline, che possono essere lecture e technology, quindi nel mio caso specifico. Quindi un esempio particolare è quello di un progetto che stiamo facendo sul cercare di adattare la statistica alle risorse umane, che è molto pionieristico sotto il punto di vista delle aziende italiane, ma è un argomento trattato con
che era stato trattato con molta chiarezza durante il nostro percorso di studi e soprattutto anche con il fatto di interfacciarti, perché l'università olandese è anche molto job based, quindi i nostri project work erano mirati comunque ad avere un rapporto con le aziende. Abbiamo presentato davanti a HR Director, che sono capi di gestione del personale di Grocia, ad esempio, che erano comunque quella sfida che comunque è ancora nella tua comfort zone, diciamo, ti prepara comunque a dover affrontare poi anche a livello, non lo so, di personale sfide più importanti, quindi capacità tecniche 100%, capacità anche soft, perché diciamo che all'inizio anch'io ero molto intimorito, adesso meeting tutto il giorno, quindi quello poi viene acquisito, ma se non avessi avuto quell'esperienza probabilmente oggi sarei un po' meno aperto soprattutto al parlare. Quindi non so se ho risposto alla domanda, se hai delle domande ulteriori o hai ulteriori dubbi puoi farmele adesso, scrivermi in privato, come vuoi. Quindi diciamo un anno, l'anno perso, che invece di fare 2 anni di management si fa un anno di human resources, non va a costare in quanto riguarda, diciamo, le nozioni da apprendere anche per il mondo lavorativo? Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, io credo che sia un valore aggiunto, anche perché un consiglio che posso darvi, quando io fui, tutti i colloqui che ho fatto, perché ne ho fatti molti prima di trovare una posizione che, perché essendo molto di nicchia anche le HR, tendono a riskillare le persone che magari non hanno una laurea in risorse umane, ma vengono ad esempio dal marketing, tendono a riskillare, quindi a formare quelle persone all'interno del contesto aziendale piuttosto che prendere un giovane laureato in HR. Quindi io quando mi sono trovato con ai colloqui erano addirittura sbalorditi alcuni che ci fosse una laurea di taglio economico sull'HR, in questo caso nel particolare, quindi è molto ben vista, diciamo. Poi l'esperienza all'estero fa molto. Le cose principali sono l'esperienza all'estero, le tue soft skill, perché ovviamente loro, se io ti parlo nella praticità di un colloquio, se tu ti presenti a un datore di lavoro, un eventuale datore di lavoro, un eventuale capo, cosa che loro notano sono l'esperienza all'estero, il voto di laurea, ma quello ormai è relativamente indicativo, perché ci sono miriadi di persone che hanno 110 lode, numero di titoli, quindi il fatto che tu ti presenti con 3 titoli invece che 2, diciamo che loro lo tengono in considerazione, e anche le hard skill che vi suggerirei di coltivare, anche tecniche, quindi come lavorare al computer. Quella è una cosa che non facciamo molto all'università, ma quello è anche un po'... Addirittura feci un test di Excel per IKEA, quindi preparatevi su Excel, che nel mondo del lavoro nel manageriale sarà molto usato, ma anche quello contabile, ne sono sicuro. Quindi queste sono un po' le skill. E fidati che le ho, magari non nella totalità, ma al 100%, ma la maggior parte le ho credo di averle assimilate, o comunque di poter entrare in quella competizione, perché come diceva la professoressa, è un po', ti identifica anche quello che fai durante la magistrale, anche un Erasmus, cioè vedetela da questo punto di vista. Volete rimanere all'Aquila? Fate un Erasmus se volete fare l'esperienza internazionale, magari non volete fare le risorse umane, cioè mettetevi in maniera proattiva, immaginatevi come potrebbe pensare un datore di lavoro. Quindi, oppure se vuoi fare un'analisi quantitativa o qualitativa, ti posso dare anche i contatti di altri miei colleghi, che la maggior parte hanno già trovato comunque un lavoro l'altro ieri è stato il primo giorno di un mio collega del double degree qui in azienda. Perché? Perché ho proposto questo collega, non ha fatto né colloquio tecnico per vedere le skill HR, né colloquio in inglese per vedere la capacità linguistica, perché era assodato, che mi avevano visto lavorare. Anche per loro il fatto che tu presenti una tesi in inglese era un punto fondamentale, e ha avuto una corsia preferenziale, non una raccomandazione, ma una corsia preferenziale, perché poi ovviamente è andato nel tecnico, lui si occupa di well-being, quindi di tutte le pratiche aziendali mirate allo sviluppo del personale in termini di benessere. Comunque non so se ho risposto alla tua domanda, se vuoi scrivimi, Francesco. Ok, per non hai risposto lascio la parola all'altro ragazzo. Francesco, scusami, volevo
Mi inserisco, sono Alessia Samarra, perché hai fatto una domanda molto importante. Samuel sicuramente, diciamo, ha risposto in maniera molto efficace, ma vorrei dare qualche ulteriore dettaglio. Allora, innanzitutto una specificazione. Chi svolge il doppio titolo acquisisce due titoli di laurea. Quello italiano è in amministrazione, economia e finanza. Quello olandese, il titolo è in business administration, cioè in amministrazione di impresa. Ok, quello che in italiano sarebbe direzione d'azienda. Questi sono i titoli che avete sul CV. La specializzazione in HRM è il profilo, il curriculum di specializzazione, così come quello management in Università dell'Aquila, però il titolo di laurea è in business administration. Questo innanzitutto per farvi capire che l'approfondimento che si fa sulla gestione di risorse umane è un approfondimento, ma la laurea è in business administration, e infatti anche Samuel ti potrà dire che in Olanda ha sostenuto anche esami non di HRM, no? Samuel, ci sono... l'analisi di qualitativa, quantitativa, che differenze ci sono quando entrate in un contesto aziendale, anche gli stili di leadership verranno, sì, verranno approfonditi, tutti gli stili di leadership, verrà statistica applicata a vari contesti. Anche in Olanda gli insegnamenti che vengono erogati sono eterogenei e includono anche degli insegnamenti di general management. Poi, rispetto al timore che svolgendo questa esperienza di doppio titolo non si approfondisca bene la preparazione né della laurea italiana né quella olandese, su questo mi sento di rassicurarti molto, innanzitutto perché dovete ricordare che questa è una laurea magistrale, non è una laurea triennale. Cioè c'è una differenza molto forte fra laurea triennale e laurea magistrale. La laurea triennale vi dà la base, voi avete già un titolo, state acquisendo un titolo di laurea triennale in economia e amministrazione delle imprese, quindi chi si laurea ha già una base in tutte le materie che sono necessarie per comprendere come, diciamo, inserirsi nell'ambito della direzione di impresa. Quando si sceglie una laurea magistrale, si deve precisamente nell'ottica che le competenze di base si sono già acquisite e che quindi a questo punto vi dovete specializzare, cioè dovete acquisire delle competenze avanzate e che vi possano rendere diciamo più distintivi sul mercato del lavoro, che vi diano delle cose uniche di specializzazione, perché le conoscenze di base già le avete acquisite. Ecco perché questo timore, mi sento di dire con assoluta certezza che è infondato, perché diciamo, la laurea magistrale è una laurea di specializzazione, ok? Quindi diciamo, questo veramente è un aspetto da tenere a mente. Voi non state replicando la triennale, voi dovete acquisire delle conoscenze avanzate e soprattutto riuscire a mettere nel vostro curriculum e nella vostra preparazione qualcosa di unico, di distintivo, che vi specializza e che vi renda quindi dei profili che per il mercato del lavoro sono più interessanti rispetto a tutti gli altri. Però il vostro bagaglio di base voi l'avete già acquisito, non è che 3 anni voi avete studiato per non imparare niente, cioè io mi aspetto che voi già sappiate di base tante cose, sia riguardo la contabilità, sia riguardo la finanza, sia riguardo il diritto, sia riguardo l'economia, sia riguardo l'organizzazione aziendale. Ok? Spero, Francesco, che questo, diciamo, ti abbia un po' rassicurato. Sì, grazie. Comunque lascio l'altro ragazzo parlare, dopo voglio fare un'altra domanda alla professoressa. Va bene, allora Riccardo.
Sì, buongiorno, salve. La mia era una domanda un po' più pratica, diciamo, ecco, riguardasse l'aspetto più pratico. Se magari uno dovesse impiegare più di 2 anni nel conseguire la laurea, in particolare per gli esami del secondo anno, come funziona? Poi può svolgere anche gli esami mancanti in Italia oppure deve rimanere magari un altro anno in più lì a Twente? Riccardo, buongiorno innanzitutto. Allora, guarda, la domanda che fai sentite, la risposta è nel senso che, allora, io premetto questa raccomandazione. Nella laurea magistrale è molto importante non perdere tempo e laurearsi in tempo, ma questo non lo dico solo per il double degree, io questo è una raccomandazione che faccio a tutti voi, qualunque sia il profilo o addirittura la laurea magistrale che sceglierete, perché 5 anni di studi sono tanti, considerate che l'Italia è uno dei paesi che ha il percorso di studi universitari più lungo al mondo, perché se voi vi confrontate con i vostri colleghi inglesi, olandesi, americani, vi renderete conto che il loro percorso di studi è più corto. Quindi loro di cosa significa? Che entrano nel mercato del lavoro con 1 o 2 anni di anticipo rispetto a voi. Se a questo voi aggiungete del ritardo, chiaramente capite che partite con un grosso svantaggio. Quindi innanzitutto la raccomandazione che faccio a ognuno di voi è di prendere molto seriamente i tempi e di sin dall'inizio puntare a laurearvi in corso, quindi nell'arco dei 2 anni. Perché, ribadisco, sì, vi laureate con il massimo dei voti, ce ne saranno tantissimi, quindi le aziende vedranno, fammi vedere però in quando si è laureato, perché la caratteristica del mondo di oggi è la velocità, in azienda si corre tantissimo, quindi una delle cose importanti che i datori di lavoro guardano è, ma questa persona è una persona sveglia, veloce, che se poi io l'assumo e gli do delle cose da fare, degli obiettivi da raggiungere rispetto ai tempi, come fa a saperlo un datore di lavoro? Cerca di capire anche dal vostro curriculum voi chi siete, e se vede che vi siete laureati in tempo, già questo è un buon indicatore che sarete persone affidabili che possono inserire in un contesto che è veloce e dinamico. Ora, che cosa succede se sfortunatamente non riuscite a laurearvi nei tempi previsti? Ora, dipende per chi fa il double degree dov'è il ritardo accumulato. Cioè, se allo scadere dei 2 anni non avete terminato, perché chi fa il double degree sostanzialmente acquisisce 60 crediti in Italia e 60 crediti in Olanda, per un totale di 120 crediti, che sono i crediti richiesti da una laurea magistrale. Se il ritardo lo fate in Olanda, per poter conseguire il titolo, chiaramente vi dovrete fermare un altro semestre in Olanda. Se invece allo scadere dei 2 anni vi sono rimasti indietro degli insegnamenti in Italia, dovrete ritornare all'Università dell'Aquila e iscrivervi al primo anno fuori corso per sostenere gli esami che sono rimasti indietro, ma con le stesse modalità che dovreste avere se non aveste scelto il double degree. Cioè, cosa succede a uno studente che fa la normale laurea in Italia se allo scadere dei 2 anni non ha acquisito tutti i crediti, che si deve iscrivere al primo anno fuori corso e sostenere gli esami nell'anno fuori corso, ok? Quindi questo non cambia. Però il posto come double degree non si perde se si viene ammessi dopo il bando. Scusami, non ho sentito la domanda, puoi ripetere?
Dico che se dovessimo rimanere indietro con gli esami, il nostro posto come double degree nella magistrale non lo perdiamo. Allora, dunque, che cosa succede? Che per il double degree si parte nel secondo anno. Per poter partire, una condizione sine qua non, perché proprio di ammissione, è che lo studente abbia acquisito almeno 30 crediti del primo anno, ok? Quindi questo cosa significa? Che se voi avete acquisito almeno 30 crediti, potete andare in Olanda, svolgere tutto l'anno in Olanda e quegli esami, i due esami, due o tre esami che sono rimasti indietro, o li fate durante l'anno che siete in Olanda, oppure poi ritornate in Italia e li fate dopo. Però cosa ti posso dire? Che l'esperienza di, diciamo, noi adesso abbiamo due, per due anni abbiamo mandato studenti in Olanda, quindi c'è l'anno di Samuel, l'anno precedente, e ti posso dire che tutti gli studenti che hanno fatto domanda per il double degree sono partiti senza avere nessun insegnamento indietro. Forse è capitato soltanto a uno studente di quest'anno che lo sta recuperando, e comunque si sono laureati in tempo. Samuel ti potrà dire che lui e tutti i suoi compagni si sono laureati addirittura prima dei loro colleghi italiani, perché hanno acquisito la laurea ad agosto, mentre la prima sessione di laurea del suo anno all'Aquila si è svolta a ottobre. Quindi addirittura si sono laureati due anni prima senza avere problemi. Quindi quello che voglio dire è che se vi mettete con impegno e seriamente, riuscire a laurearsi nei due anni è assolutamente alla vostra portata. Samuel, non so se su questo vuoi anche dare il tuo punto di vista, perché chiaramente io sono, diciamo, una docente, tu sei uno studente, puoi spiegare un po' meglio se secondo te è fattibile laurearsi in tempo nel double degree. È fattibilissimo, l'importante ovviamente è l'impegno, è un po' di sacrificio quello che viene richiesto, perché ovviamente se non siete abituati magari all'inizio a seguire le lezioni in inglese sarete un po' spaventati dal tutto, ma fidatevi che uno ne varrà la pena e seconda poi ci farete l'abitudine e vi farà anche la pelle per poi il contesto lavorativo, perché io personalmente sono la metà del tempo scrivo mail e parlo in inglese, delle volte rispondo anche in inglese quando non mi viene richiesto, perché viene automatico. Quindi fidatevi che il lavoro, specialmente in un contesto veloce come quello delle multinazionali, richiedono questa flessibilità. Quindi impegnatevi, che non è impossibile e anzi è molto fattibile, perché io vi posso fare il mio esempio. Io ero in triennale, ero quello che trovavi alle 2 a Piazza Chiarino a farsi le birre e alle 9 a lezione. Poi ovviamente in magistrale uno cambia, ti fai delle domande: che cosa voglio fare, quanto mi devo impegnare, è fattibile? Nessuno ti dice che non è fattibile, perché è fattibile. Perché io personalmente, come ti dico, ci fu un anno addirittura che mi misi proprio per entrare in paro per accedere poi alla magistrale, nel quale feci una roba come 12 esami e l'anno prima ne avevo fatti 3. Quindi fidati che se ti impegni e hai veramente quello come obiettivo e non hai distrazioni, e ti concedi poche distrazioni ovviamente, meno di quelle che sicuramente magari uno si concede in triennale, le cose andranno come devono, perché hai tutte le carte in regola per poterlo fare e hai tutto il supporto che ti serve, sia dalla parte dei professori, sia da chi ha già intrapreso questo percorso, e sia dai tuoi colleghi, perché fidati che tutte le persone che ho incontrato tuttora ci parlo e tuttora mi aiutano, cioè sono amici i miei colleghi del double degree o della magistrale, quindi questo è anche un po' l'aspetto positivo. Quali sarebbero i requisiti per l'ammissione? Allora,
I requisiti per l'ammissione in realtà quali sono? Quelli di essere iscritti all'Università dell'Aquila al primo anno del profilo in management. Questo è l'unico requisito richiesto. Poi questo è per partecipare al bando. Il bando mette a disposizione 15 posti. Fino ad oggi non c'è mai stato un problema di selezione perché le domande non sono mai state superiori a 15. Se in futuro questo succederà, i criteri di selezione che sono già definiti nel bando sono due. Il primo è il voto conseguito alla laurea triennale. E il secondo è il livello di idoneità di inglese certificato. Sono due criteri che valgono con lo stesso peso, il 50%. Benissimo. Però fino ad ora non abbiamo mai avuto la necessità di fare una scrematura, ma nel caso i criteri sono questi. Poi a giugno, cioè il momento dell'ammissione finale, prevede che ovviamente fra gli ammessi solo coloro che hanno conseguito almeno 30 CFU possono poi partire di fatto a settembre. Questo perché? Perché se uno studente ha sostenuto un unico esame da 6 crediti è chiaro che è così indietro che rischia veramente di diventare complicato. Però non è mai successo fino ad ora che uno studente si sia trovato nelle condizioni di dover rinunciare perché non aveva conseguito neanche 30 crediti. Ripeto, insomma, diciamo che nella magistrale dell'Università dell'Aquila, e parlo per tutti i profili, uno studente che diciamo si impegna con serietà, ma senza doversi chiudere a casa e sacrificare troppo, riesce a stare nei tempi, perché comunque sia il carico didattico è proporzionato ai crediti. Poi c'è tanta anche disponibilità da parte dei professori, per cui noi siamo sempre disponibili per ricevimento, colloquio, quant'altro, quindi sinceramente non è mai capitato che il ritardo dovesse essere una condizione che ha fatto rinunciare a questa opportunità. Ci tengo a dire una cosa importante, perché immagino che molti di voi se lo sono chiesti, l'aspetto anche economico, perché chiaramente studiare all'estero è un qualcosa che può essere molto impegnativo da sotto questo profilo. Ecco, su questo vorrei dirvi che credo che l'Università dell'Aquila offra una delle veramente opportunità più vantaggiose in Italia, perché sono poche le università che vi consentono di conseguire un double degree con un'università così prestigiosa con un impegno economico molto limitato, perché innanzitutto c'è questa regola che lo studente che si iscrive al double degree prende due titoli di laurea, ma pagando le tasse solo ad un'università per anno. Quindi il primo anno voi siete all'Università dell'Aquila e sostenete gli esami all'Università dell'Aquila e quindi pagate le tasse all'Università dell'Aquila. Il secondo anno, quando si parte per l'Università di Twente, ci si iscrive all'Università dell'Aquila, ma al secondo anno, ma senza pagare le tasse universitarie, e le tasse vengono pagate solo all'Università di Twente. E tra l'altro l'Università di Twente ha delle tasse che sono comunque abbastanza, per essere un'università straniera, abbastanza contenute. Credo che l'ammontare sia di circa 2.000 euro all'anno. Samuel, fermi?
Sì, è poco più di, credo fosse un 2005 nella sua totalità, ovviamente dilazionato in più, credo in quartili fosse dilazionato, ma comunque per rispondere alla domanda anche sotto il punto di vista economico, fatevi un giro sulle pagine di Luis Bocconi, dove fanno proprio double degree, affiliati ad università olandesi come quella di Tilburg, per esempio nell'ambito del digital marketing, e fatevi anche un po' un prospetto del ritorno nell'investimento che avreste investendo questi 2000 euro e mettendoci un po' di impegno. Vi dà anche uno spettro quello, perché ovviamente anche dal mio punto di vista quello era un gran fattore che non me lo sarei mai potuto permettere in nessun'altra università, quindi se alzate un attimo le antenne, vi fate un giro, vi rendete conto dell'opportunità, oltre che formativa, anche economica, che vi dà l'università. Poi scusate, ma devo scappare, vi lascio, grazie di tutto, spero che continuerete bene questo percorso. Grazie mille di tutto, grazie. Buona giornata, buon fine settimana. Naturalmente l'Università dell'Aquila ha un grande impegno verso l'internazionalizzazione, quindi non solo nel costruire questo double degree abbiamo fatto molta attenzione all'aspetto delle tasse per rendere veramente questa un'opportunità aperta a tutti gli studenti e a tutte le famiglie, perché nel nostro Ateneo l'inclusione e la sostenibilità sono veramente due valori in cui l'Ateneo crede fortemente e sostiene, ma diciamo tutte le esperienze internazionali degli studenti sono fortemente incentivate, anche sostenute economicamente. Quindi quando voi decidete di fare un'esperienza Erasmus, l'Ateneo mette a disposizione delle borse, e anche per chi fa il double degree, per cui finora tutti i nostri studenti del double degree hanno ottenuto dall'Università dell'Aquila una borsa che ovviamente li ha aiutati a coprire almeno in parte le spese relative al soggiorno all'estero e al viaggio. Quindi non soltanto le tasse sono veramente molto contenute, ma c'è anche questo ulteriore supporto finanziario. Quindi, basta quali criteri? Allora, i criteri sono quelli, diciamo, dell'ISEE, fondamentalmente, questo è l'aspetto che viene considerato, però, diciamo, quindi l'ammontare della borsa può variare in funzione dell'ISEE presentato, però finora tutti gli studenti hanno sempre avuto un supporto finanziario da parte dell'Ateneo. Quindi le borse fino ad ora sono state garantite a tutti. Alessia, scusami, c'era fino a un momento fa anche un'altra richiesta, intervento, però adesso è stata tolta, non so sì, se... Salve, buongiorno. Sì. La domanda era inerente ai costi e mi è stata anticipata. No, poi volevo porre sempre inerente ai costi, quindi riguardante al secondo anno il costo non è un costo fisso, ma si basa sempre sull'ISEE. Allora, per quanto riguarda le tasse universitarie dell'Università di Twente, no, è un costo fisso che si aggira, come ha detto, diciamo, Samuel, fra i 2000 e i 2005 all'anno, e quello è un costo fisso. Invece, per quanto riguarda la borsa che viene data dall'Università dell'Aquila a sostegno degli studenti che partono per un'esperienza internazionale, fra cui il double degree, quella è una borsa il cui ammontare può variare in funzione dell'ISEE presentato dallo studente. Però, come dicevo prima, fino ad ora tutti gli studenti, ne abbiamo mandati circa una quindicina in Olanda, tutti gli studenti hanno sempre ottenuto una borsa di studio. Va bene, grazie mille. Prego. Allora, se non ci sono altri interventi, io riprenderei. Ho una domanda, volevo farla al ragazzo precedente, solo che è scappato. Ma l'università si trova
all'interno di un campus, oppure perché tu entri, se non erro, una regione, oppure si trova vicino a... Allora, ti rispondo io che sono stata, diciamo, 3 volte in all'università di Twente, quindi la conosco molto bene. Allora, Twente, sì, hai ragione, è una regione dell'Olanda. L'università si trova nella città di Enschede, che si trova vicino al confine con la Germania, ma comunque a meno di 2 ore da Amsterdam, anche perché sai che l'Olanda è abbastanza, i Paesi Bassi sono abbastanza piccoli, quindi in 2 ore praticamente si va da una parte all'altra col treno. Ed è sì, l'università si trova all'interno di un campus che è veramente bellissimo. Se vai sul sito dell'università ci sono diverse foto, anche su questo Samuel è dovuto andare via, ma potete contattarlo per avere, diciamo, conferma. Io ci sono stata 3 volte, è veramente un campus meraviglioso. Io non ho visto in Italia nessun campus bello come quello, neanche la Bocconi e la LUISS, dove tra l'altro io ho studiato, quindi lo conosco bene, ma ti assicuro non è un campus di quel livello. È immerso nel verde, sono diversi ettari, è super tecnologico, quindi gli studenti hanno a disposizione tantissime risorse, laboratori, computer, sale studio, sale informatiche. Hanno la possibilità di svolgere sul campus più di 20 sport diversi, quindi ci sono campi da tennis, campi da basket, campi da calcio, campi addirittura si possono fare palestre, puoi addirittura fare corsi di sub perché ci sono le piscine, qualunque sport ti venga in mente, ovviamente la mensa, e poi ci sono anche delle strutture di, diciamo, supporto per quanto riguarda l'accommodation, che però non è fornita direttamente dall'università, ci devono pensare gli studenti, però devo dire, insomma, gli studenti di quest'anno sono riusciti a trovare facilmente anche una, diciamo, una sistemazione. Il campus è veramente spettacolare, meraviglioso, come non esistono in Italia. Questo te lo posso assicurare. Ti consiglio di vedere sul sito, così vedrai le immagini. Comunque il campus si trova a circa 15 minuti in bicicletta dal centro della città. La città è carina, è piccolina, molto carina, una città universitaria, ottima qualità della vita, devo dire. Va bene, grazie mille. E l'ultimissima cosa, il bando esce intorno a ottobre-novembre, se non ricordo male. Allora, il bando per l'ammissione al double degree esce, sì, tra ottobre e novembre. La graduatoria viene pubblicata nel mese di gennaio. E poi, in genere, nel mese di febbraio, l'Ufficio Relazioni Internazionali pubblica invece il bando per le borse di studio. Va bene, grazie mille. Per l'Olanda, per Twente, si parte quando? D'estate, allora, o dopo ottobre, dopo la sessione di settembre? Allora, ecco, diciamo, nei paesi anglosassoni l'anno accademico inizia prima che in Italia, per cui nell'ultima settimana, si parte già l'ultima settimana di agosto, perché è previsto un periodo di diciamo, orientamento, accoglienza, e poi i corsi iniziano a settembre. Quindi il mio suggerimento per chi fa il double degree è di completare tutti gli esami entro la sessione di luglio, cosa che hanno fatto praticamente tutti gli studenti fino ad ora, tranne uno, e mi sembra una cosa abbastanza fattibile. Appunto, su 15 persone tutti quanti sono riusciti a sostenere tutti gli insegnamenti in Italia entro l'ultimo appello di luglio, e quindi partire ad agosto già liberi, tranquilli, perché non hanno finito tutti i crediti del primo anno. Capito, perfetto. Prego. Allora, grazie Alessia. Intanto io passo la parola a Maria Gabriella. Roberta, volevo fare un piccolo intervento. Posso prendere un attimo la parola?
Allora, io ho sentito attentamente tutto e ho notato che Samuel Angelucci ha parlato di una prova Excel, cioè è stato sottoposto da parte di un datore di lavoro, diciamo che in corso di un colloquio, a fare una prova Excel e che quindi volevo un attimino portare l'attenzione su questo aspetto, perché saper usare strumenti informatici è molto importante nell'ambito del lavoro e quindi per i datori di lavoro che, come vedete, hanno anche in corso di una valutazione visto le capacità, le abilità tecniche specifiche del laureato. E in realtà volevo dire che come un piccolo gruppo di insegnanti dei corsi di economia ha svolto lo scorso anno proprio un'indagine sui datori di lavoro dove i nostri laureati sono andati a lavorare. Abbiamo rivolto un questionario, abbiamo sottoposto alcune pubbliche amministrazioni, la regione, la provincia, alcune società private, per esempio la Elle Foundry di Avezzano, diversi dottori commercialisti, consulenti del lavoro, anche un lavoratore che sa, all'Agenzia delle Entrate, forse lo conoscete, Fabio Esquilino, un capo team delle attività di controllo in Agenzia delle Entrate. Abbiamo sottoposto loro un questionario per vedere, diciamo, se erano soddisfatti delle competenze, delle capacità, delle abilità che i nostri studenti avevano acquisito durante il corso di studi, per capire quindi quanto sono soddisfatti questi datori di lavoro dei nostri laureati che vanno a ricoprire posizioni lavorative nelle loro aziende, che hanno ricoperto posizioni lavorative. In tutti i casi è emerso che gli studenti sapevano poco usare strumenti informatici. Ecco, quindi mi ha fatto piacere che Samuel Angelucci abbia parlato di una prova di Excel a cui è stato sottoposto, perché mi ha ricordato questa indagine che avevamo fatto. C'era anche la Sammarra che insomma aveva un po' diretto questa indagine, queste interviste agli stakeholder, dove appunto è emersa questa cosa. Quindi, per esempio, un consiglio che noi possiamo dare, visto che siamo insomma i vostri orientatori, laddove si possono scegliere dei corsi facoltativi, ecco, magari quel corso in informatica per l'azienda può essere utile a questo fine, perché soft skill, leadership, spirito di gruppo, ma è importante anche saper fare delle cose, saper usare strumenti di lavoro, strumenti informatici che risultano poi davvero preziosi. Per esempio l'Excel. E io nel mio piccolo ho visto che gli studenti un po' restano lontani, forse disdegnano anche questi strumenti. Per esempio, essendomi trovata a dover fare lezioni online come tutti nel corso di programmazione e controllo, sono previsti tanti e diversi esercizi, no, per realizzare budget economici, budget fonti impieghi, budget patrimoniali. E tipicamente in una lezione in presenza questi esercizi li svolgevo alla lavagna, gli studenti copiavano e poi avevano a casa l'esercizio svolto. Online ho cercato di usare e di condividere mentre usavo il foglio Excel. E diciamo, gli studenti quindi hanno potuto vedere come inserire formule, come costruire tabelle, come legare i dati nelle tabelle Excel. Nel mio piccolo ho cercato di fare questo.
E nella, nello svolgimento degli esami, esami di profitto, avevo organizzato proprio dei compiti da svolgere su fogli Excel, da restituirmi appunto con le soluzioni. Però ho notato, con mia grande sorpresa, che la maggior parte degli studenti preferiva il tradizionale foglio che poi scannerizzava e mi reinviava con le soluzioni. Ecco, io invece invito tutti a riflettere sulla necessità di dover imparare ad usare strumenti di lavoro che poi torneranno utili nel mondo del lavoro. Quindi io, diciamo, pensavo di dare anche un'opportunità, no? Spiegando lo svolgimento, gli schemi, le formule attraverso un foglio Excel e mettendolo poi a disposizione su e-learning, a disposizione di tutti gli studenti che potevano condividere lo stesso foglio con le stesse formule. Però ecco, ho notato che si preferisce il metodo tradizionale. Io invece invito tutti a prendere nota di quello che ha detto Samuel Angelucci e di cercare di ecco, di essere un po' più attivi, di cogliere queste piccole opportunità che la vostra università vi dà di ecco, avere delle competenze, delle abilità anche nell'uso di questi strumenti. Tutto qui. Grazie Francesca, condivido pienamente questo invito. Allora, adesso do la parola a Maria Gabriella Ladu, che è la nostra collega che ci illustrerà invece il profilo di economia e finanza. E, se non ti crea problemi, se puoi condividere tu lo schermo, così io gestisco meglio eventuali interventi. Ok, perfetto. Procedo allora con la condivisione. Sì. Allora, dovrebbe essere questo. Vediamo se è quello giusto. Sì, ok, ci siamo. Ci siamo? Sì, sì. Ok, allora, andiamo avanti. Riguardo, volevo un attimo intervenire prima di passare alla presentazione del profilo di economia e finanza per quanto riguarda l'uso di Excel. Nel corso di Applied International Economics c'è proprio una parte del corso in cui gli studenti devono necessariamente usare Excel, quindi un terzo del corso è dedicato allo studio di un paese. Quindi delle relazioni internazionali con l'Italia, quindi gli studenti presentano questa sorta di tesina ed è tutto un lavoro fatto su Excel, quindi diciamo che almeno nel profilo di management c'è questa la possibilità appunto di iniziare ad usare Excel, quindi costruendo tabelle, costruendo grafici, anche di una certa importanza. Ecco, solo così per un'ulteriore precisazione sulla importanza appunto dell'uso di Excel. Ok, veniamo invece al profilo di economia e finanza. Questo profilo, quindi l'obiettivo è quello di fornire una solida e approfondita conoscenza di quelle che sono le tematiche relative ai mercati economici e con particolare attenzione ai mercati finanziari. E a questo proposito, in questo profilo vengono approfonditi i temi dell'intermediazione finanziaria e in particolare bancaria, sia la finanza aziendale, in particolare di impresa, questo in vista proprio dell'inserimento professionale in tali ambiti di operatività. Inoltre, lo studente con questo profilo acquisisce le necessarie capacità di analisi dei processi economici, sia a livello dell'intero sistema economico, quindi a livello macroeconomico,
ma anche a livello del singolo settore produttivo o di impresa, quindi a livello microeconomico. E questo per consentirgli di operare professionalmente presso soggetti pubblici e privati che utilizzano analisi, informazione e la previsione economica nei processi decisionali. Come potete vedere dalla slide, questo profilo è caratterizzato dalla presenza di molte materie economiche, quindi molti sono gli insegnamenti di area economica e questi insegnamenti di area economica si riferiscono ai settori scientifici disciplinari dell'economia politica, della politica economica, della scienza delle finanze e dell'econometria. E questo proprio perché si vuole fornire una solida preparazione in questi ambiti disciplinari. Per quanto riguarda ad esempio l'econometria, che è una materia che non ritroviamo negli altri profili, l'econometria è l'applicazione della statistica e della matematica all'economia e ci permette di studiare il rapporto tra la teoria economica e i dati empirici e di valutare quelle che sono le relazioni quantitative tra le variabili economiche. Posso fare un esempio: se io voglio sapere qual è l'impatto dell'innovazione tecnologica, ad esempio sul mercato del lavoro e quindi sull'occupazione, è un modello, c'è stato, magari è stato scritto un modello economico con tante equazioni, molto complicato, in cui mi dice, arriva alla conclusione che l'innovazione tecnologica distrugge l'occupazione, quindi riduce l'occupazione, ovviamente è necessario poter raccogliere dati a livello empirico e vedere se, stimando questo modello con i dati empirici, effettivamente questo modello è valido o meno. Quindi è questo, in questo ci aiuta appunto l'econometria. Ecco, per farvi un'idea di cosa è l'econometria. Come potete vedere, però, oltre alle materie economiche, in questo profilo abbiamo altri insegnamenti di area aziendale, di area giuridica e qualche base di matematica. Per quanto riguarda quelli che sono gli sbocchi professionali di questo profilo, tra gli sbocchi troviamo le posizioni manageriali nell'ambito di istituzioni bancarie e finanziarie, o posizioni di esperto e consulente in ambito finanziario, posizioni manageriali in imprese che sono impegnate nei processi di integrazione europea e internazionale, oppure posizioni dirigenziali in società di consulenza e di fornitura di servizi per le attività produttive e commerciali di queste imprese che operano nei mercati europei ed extraeuropei, o ancora, infine, posizioni di responsabilità nel campo della ricerca in enti o in istituzioni e agenzie sia a livello internazionale e nazionale e internazionale. Ecco, questa in breve la descrizione di questo profilo. Io ora lascerei la parola però ai due nostri ex studenti, Matteo Iovinelli e Barbara Orlandi, perché penso che le loro testimonianze siano importanti appunto per capire meglio questo tipo di curriculum. Sì, grazie. Chiedo intanto a Matteo se può intervenire lui. Maria Gabriella, se togli la condivisione così. Sì, Roberto, intervengo io. No, buongiorno a tutti, io mi chiamo Matteo Iovinelli e sono Associate Director presso Advicorp. Spiego brevemente cos'è Advicorp. Advicorp è una boutique di investment banking, cosiddetta anche banca d'affari.
ci occupiamo principalmente di servizi di advisory in temi di finanza aziendale e soprattutto in, in materia di operazioni straordinarie. Abbiamo a che fare praticamente con operazioni così chiamate di M&A, mergers and acquisitions, ovvero fusioni e acquisizioni. Diamo consulenza sul reperimento dei capitali, debito o equity che sia, ristrutturazione del debito e in generale consulenza strategica. Quindi sostanzialmente mi occupo di gran parte dei temi appena presentati che potreste trattare all'interno della, del corso di laurea. Advicorp è stata fondata nel 97 ed è una società inglese. Io infatti sono basato a Londra, però grazie alla nostra presenza che abbiamo in Italia, circa l'80% del nostro business deriva appunto dall'Italia stessa. Abbiamo a che fare gran parte delle volte con clienti italiani. E proprio per questa nostra dualità nazionale, britannica-italiana, ci occupiamo di veicolare capitali all'interno della, del mercato italiano, quindi fondi di private equity o società multinazionali che vogliono investire in Italia, principalmente con operazioni di M&A, così come aiutiamo gli imprenditori italiani ad internazionalizzarsi sempre mediante fusioni ed acquisizioni. Questo è un po' il mio background, e il mio background che rispecchia completamente il corso di laurea che ho fatto. Io mi sono laureato nel 2016 e il mio corso di laurea all'epoca si chiamava Amministrazione, Economia e Finanza con il profilo Banca e Finanza, quindi ho riscontrato oltre il 90% delle tematiche e delle materie studiate nelle mie task quotidiane. Siamo una società relativamente piccola, siamo circa 15 persone, italiani e stranieri, tra britannici, australiani e via dicendo. E quello che vorrei cercare di dirvi oggi con la mia testimonianza è quello di fare tesoro della, di quello che imparate. So che può sembrare una frase fatta e di circostanza, ma prima ho sentito e sono perfettamente d'accordo sul fatto che i corsi di laurea italiani in media durano di più rispetto agli stranieri, ai corsi di laurea stranieri. Tant'è vero che anch'io, quando mi ritrovo a dover assumere persone, studenti qua a Londra, spesso e volentieri ho a che fare con persone di 22, massimo 23 anni, che ovviamente sotto un profilo anagrafico sono molto più competitivi rispetto ai loro colleghi italiani che purtroppo grazie al sistema si laureano un po' più tardi. È pur vero che comunque io ho sempre riscontrato nell'università italiana una grande eccellenza, perché forse quel tempo di più speso a studiare con corsi di laurea diversamente organizzati e leggermente più lunghi, è anche vero che dà comunque possibilità allo studente di apprendere di più sotto il profilo tecnico e teorico, ma è intrinseco anche nella qualità proprio dei servizi di formazione che l'università italiana in generale e per quanto mi riguarda l'Università dell'Aquila, in quanto sono un ex studente, è in grado di erogare. Con la professoressa Pace organizziamo dal 2016 ogni anno un seminario all'interno di uno dei suoi corsi, cui vengo a parlare delle metodologie che io stesso utilizzo quotidianamente per valutare le aziende quando ho a che fare con un'operazione di fusione e acquisizione. E comunque dal 2016 ho sempre evidenziato come la preparazione media dello studente italiano è più sicuramente più
concreta rispetto a quello degli studenti stranieri, senza nulla togliere ovviamente alle università straniere, però sono convinto che il sistema universitario italiano tiri fuori persone altamente preparate sotto un profilo tecnico. Ho avuto a che fare anche con stagisti che hanno studiato in Italia ma in università americane, e anche là il gap di preparazione l'ho sempre riscontrato. Il mio consiglio che mi sento di dare a voi che state per intraprendere questa fase del vostro percorso di studi si allinea con quanto già detto precedentemente. Innanzitutto, al di là della formazione tecnica ed accademica che l'università vi dà, focalizzatevi parecchio sugli strumenti informatici. Il famoso Excel di cui si parlava 5 minuti fa è vero. Io pure durante il mio primo colloquio sono stato lasciato da solo in compagnia di un modello Excel in cui ho dovuto dimostrare che comunque mi ci sapevo districare. È uno strumento, lavorare con Excel, fare modellizzazione finanziaria con Excel rappresenta circa il 50% della mia giornata lavorativa. Il restante 50% invece è dato dalla presentazione delle elaborazioni che faccio su Excel con un altro strumento ugualmente importante che è PowerPoint. Quindi ripeto, vi consiglio fortemente di applicarvi, di dedicarvi allo studio e a prendere confidenza con questi strumenti, perché rappresentano il pane quotidiano quantomeno nel mio settore, nel mio campo di lavoro. E l'altro consiglio che sento di darvi è quello di fare il più possibile pratica con l'inglese. Al di là del fatto che io lavoro per una società britannica e che ho a che fare con clienti internazionali un giorno sì e l'altro pure, comunque nel business e nel mondo aziendale spesso e volentieri si ha a che fare con persone internazionali. Sappiamo tutti che l'inglese è denominatore comune per qualsiasi tipo di comunicazione tra stranieri. Quindi cercate di imparare la lingua, soprattutto adesso che siete giovani, perché ovviamente più si va in là con l'età e più assorbire una lingua diventa complicato. Detto questo, ho cercato di concentrare circa 30 minuti di discorso che avevo in mente di farvi in pochi minuti per non togliere spazio ad altre persone. Vi dico comunque che sono aperto a domande e vi suggerisco di farmi domande, perché anch'io al posto vostro anni fa avevo la curiosità di sapere effettivamente come il mondo del lavoro funziona e di capire se effettivamente qua ciò che stavo studiando all'epoca mi sarebbe davvero servito nel mondo del lavoro o meno. Quindi vi ringrazio e prego pure con le domande se ci sono. Grazie Matteo, grazie a te. Vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Per il momento sembra di no. Allora do la parola a Barbara Orlandi, anche lei nostra ex studentessa, anche lei come Matteo mia ex studentessa, per la sua testimonianza. Ciao Barbara, prego. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, allora cercherò di essere breve, così magari possiamo dar spazio a eventuali dubbi o domande se ci sono. Come anticipava la professoressa Pace, anch'io sono stata un'ex studentessa dell'Aquila e mi sono laureata quasi 3 anni fa nel profilo di banca e finanza. Ho iniziato in realtà a lavorare prima della laurea.
Questo per dare magari un'informazione in più o comunque un input in più a voi che dovete ancora diciamo orientarvi alla scelta della magistrale, perché credo che un altro aspetto molto positivo dell'Università dell'Aquila, al di là della formazione proprio a livello tecnico, è anche la vicinanza, almeno per chi è interessato magari a poter sfruttare delle occasioni lavorative vicino casa o comunque nella zona, vicino alla zona dell'Aquila, è che è molto collegata alle aziende territoriali. Io sono stata contattata infatti tramite il sistema di Alma Laurea e per questo magari vi do un consiglio indiretto di comunque aggiornare i vostri profili, perché almeno la mia realtà è molto focalizzata nell'analizzare i profili di Alma Laurea dell'Università dell'Aquila, soprattutto in ambito economico e ingegneristico. Quindi sono stata contattata tramite il sistema di Alma Laurea, ho effettuato diciamo più colloqui all'interno dell'azienda, che adesso vi racconterò. Comunque la Pacaro, adesso acquisita dalla Newcold a partire da dicembre, che è una grande realtà internazionale con sede in Olanda. Ho quindi fatto questa serie di colloqui finché appunto sono stata assunta prima del conseguimento della laurea. Nel mio lavoro, cioè io attualmente svolgo il ruolo di financial controller a livello diciamo regionale, Sud Italia. Come vi anticipavo, la mia azienda è stata acquisita da un importante player internazionale, sempre sul settore logistico, perché ci occupiamo di logistica alimentare. Stiamo sviluppando nuovi investimenti in Italia, a Ferentino, quindi nel Lazio, e a Piacenza, Fiorenzuola, quindi nel nord Italia. Questo per dirvi che mi sento di lanciare anche un messaggio un po' indiretto rispetto agli argomenti che abbiamo trattato oggi, che comunque ci sono possibilità anche in Italia, al di là dello sviluppo della mia azienda, per crescere a livello professionale, quando invece magari oggigiorno è più facile sentire la cosiddetta fuga dei cervelli oppure un po' di mancanza di autostima da parte dei giovani che escono dal mondo universitario in cerca poi di un lavoro. Sicuramente fa tanto la dedizione e l'impegno, quelli senza dubbio devono essere la linea principale, la linea guida per tutti noi. Mi accordo con gli altri colleghi, ma anche con le professoresse, sull'importanza dell'inglese, ma soprattutto degli strumenti informatici quali ad esempio Excel, perché anche nel mio caso sono molto utilizzati e molto richiesti. Attualmente io svolgo un lavoro quotidianamente in contatto con i colleghi a Breda, quindi in Olanda, facciamo dei meeting in inglese, lavoriamo in file in inglese e anch'io sviluppo principalmente dei piani Excel che poi vado a presentare periodicamente al management team. Diciamo che l'Università dell'Aquila, per quanto attiene almeno la mia esperienza personale, mi ha aiutato molto a crescere proprio come persona, oltre che a livello ovviamente tecnico, perché avendo avuto una situazione in cui studiavo e lavoravo al contempo, sono riuscita comunque a conseguire i miei studi nei tempi previsti, ma comunque con un certo tipo di facilità, cosa che invece magari con alcuni miei ex colleghi delle superiori che hanno fatto scelte diverse, hanno scelto delle università più rinomate o magari più grandi, spostandosi a Roma piuttosto che al nord, hanno avuto invece più difficoltà rispetto a me, proprio perché credo che il contatto diretto che può esserci anche con i docenti in una realtà come quella dell'Aquila possa invece essere di aiuto a diciamo superare i vari ostacoli che comunque il percorso universitario e poi quello lavorativo ci pongono con maggior facilità, in maniera un po' più semplice. Come ulteriore spunto posso solo dire appunto posso consigliarvi solo quello di credere in voi stessi, come dicevano anche gli altri colleghi prima, perché secondo me con la giusta empatia anche si può raggiungere molto, e credo che al di là delle capacità
personali e delle attitudini personali, un percorso di studi come quello che ho affrontato io nell'Università dell'Aquila possa fare la differenza. Io ho sviluppato una serie di colloqui prima di essere assunta, sia dalla vecchia società sia da quella nuova che poi appunto ci ha acquisito, e credo che avendo dovuto affrontare una specie di competizione con colleghi di altre università, mi sono fatta valere proprio anche per le capacità tecniche e per il bagaglio che ho diciamo acquisito nel percorso formativo all'Aquila. Tra le varie domande di colloquio, giusto per darvi uno spunto, c'era quello del business plan aziendale, che comunque è stata la prima prova che ci è stata posta, ovviamente è un caso molto semplice in fase di colloquio. E lì credo di aver avuto diciamo la meglio rispetto ad altri competitor in fase di colloquio, oltre che poi una serie di diciamo nozioni finanziarie che credo che appunto abbiano fatto la differenza in fase di colloquio, che poi mi è stato confermato anche dai miei colleghi dell'HR. Quindi a livello tecnico credo che l'Università dell'Aquila lasci molto, e quantomeno il necessario che serve per affrontare poi la vita lavorativa a prescindere da quella che sarà l'esperienza professionale. Inoltre, giusto per chiudere, poi magari lascio la parola a voi se ci sono dei dubbi, credo che sia utile anche sfruttare la posizione dell'Università dell'Aquila, ripeto, per svolgere l'attività di tirocinio sia curriculare che extracurriculare in aziende limitrofe, dove personalmente anche vi parlo proprio della mia azienda, che attualmente è stabilita in Borgo Rose, quindi in provincia di Rieti, c'è molta attenzione su questo punto di vista, quindi c'è la possibilità di immergersi in una realtà lavorativa sin da subito e sfruttare magari quelle ore di tirocinio anche in maniera diversa rispetto a quello che forse abbiamo fatto tutti alla triennale o alle superiori, cercando semplicemente di completare le ore e velocizzarsi. Io credo che la posizione anche sia strategica dell'Università dell'Aquila, e oltre questo non aggiungo altro. Magari attendo voi se avete delle curiosità o delle volete chiedermi qualcosa in base, cioè, sul mio percorso di studi, sono a disposizione. Allora, grazie Barbara, vediamo se c'è qualcuno che vuole. Ecco, c'è una domanda. Che sì. Vi ha portato te e anche l'altro ragazzo che ha esposto prima a scegliere proprio questa precisa magistrale? Perché per esempio da parte mia ho visto molte matematiche e molte parti economiche che per esempio a me ha fatto un po' paura anche. Allora sì, diciamo io sin da piccolina avevo un po' le idee chiare su quello che avrei voluto fare da grande, sono onesta, però comunque anche nel percorso della triennale sono riuscita a capire che preferivo quel tipo di formazione poi, quindi più tecnico-finanziaria. Ringrazio Dio di avere oggi un lavoro che è completamente coerente rispetto ai studi che ho effettuato poi lì in università, perché il 100% del mio lavoro è inerente a quello che ho studiato, e aggiungo anche che non ho avuto particolari difficoltà ad affrontare delle tematiche tecniche in azienda, dove appena sono entrata non c'era nessuna figura che prima di me si occupava di quello di cui mi occupo oggi io. Non c'è stato un passaggio di consegne, non c'è stato un training per me, almeno a livello aziendale. Sicuramente c'è stata una sfida contro me stessa, perché poi tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare, quindi tra quello che ho acquisito a livello tecnico, a livello teorico all'università, e quello che ho dovuto mettere in pratica, c'è stato bisogno comunque di un improvement anche da parte mia, quello sicuramente. Però avevo tutte le carte in regola, credo veramente, per giocare e mettermi in gioco, ecco, per affrontare questa sfida. E la scelta poi è abbastanza personale su quello che può interessare o meno, però credo che anche come percorso di studi banca e finanza non sia troppo, cioè è una specializzazione per carità, ma non troppo di nicchia a mio avviso, per quello che ritengo io, almeno anche in base alla mia esperienza professionale, perché poi oltre a svolgere il mio ruolo da financial controller sono di supporto anche ad altre attività
che magari non ho diciamo studiato in maniera specifica nel corso di banca e finanza, ma la triennale invece mi ha dato una buona base poi per diciamo svolgere anche altre attività oltre alla mia principale. Solo una precisazione prima di far intervenire Matteo. Tu hai parlato giustamente del profilo banco e finanza perché è quello che hai seguito tu prima della nostra riforma, adesso si chiama economia e finanza, però grosso modo il profilo è quello, diciamo, è rimasto nella sua struttura principale quello. Prego Matteo, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, per quanto mi riguarda non solo mi ritengo anch'io fortunato di fare un lavoro perfettamente attinente con quello che ho studiato, ma mi ritengo ancora più fortunato perché faccio il lavoro che ho sempre voluto fare, bene o male. Fin dai primi anni della triennale avevo ben presente il tipo di profilo professionale che volevo raggiungere e di conseguenza, considerando che, come ho detto, oltre il 90% di quello che ho studiato durante la magistrale è attinente col mio lavoro, la scelta è stata relativamente facile nel mio caso. Ok, ci sono altre domande? Allora, possiamo proseguire e concludere. Io ringrazio ovviamente Barbara e Matteo. Vado di nuovo a condividere il mio schermo per completare un po' il nostro intervento e vi parlo velocemente perché insomma abbiamo forse sforato un pochino stamattina, però è anche giusto approfondire questi aspetti perché riguardano poi la scelta del vostro futuro nella sostanza. Andiamo a completare l'ultimo profilo che è quello di economia e gestione delle pubbliche amministrazioni. Questo è un profilo della nostra magistrale che è sempre la LM77, che è stato pensato come naturale prosecuzione di quella laurea triennale che alcuni di voi conoscono e magari frequentano anche, che è la laurea in operatore giuridico d'impresa. Quindi generalmente i nostri studenti di operatore giuridico d'impresa scelgono poi nel passaggio alla magistrale questo corso di economia e gestione delle pubbliche amministrazioni. Ciò non toglie ovviamente che chiunque, qualunque altro studente, anche proveniente da economia e amministrazione delle imprese, possa scegliere questo percorso. Questo è un percorso che ha l'obiettivo di formare futuri dirigenti all'interno della pubblica amministrazione. Quindi va ad indagare tutte quelle che sono le problematiche, le caratteristiche, le specificità delle aziende pubbliche, degli enti pubblici, per poter formare persone che siano in grado di gestire all'interno della pubblica amministrazione alcuni aspetti che sono gli aspetti più tipicamente aziendali oppure giuridici. È un percorso che si concentra appunto sia sulle tematiche aziendali che su quelle giuridiche. Per quanto riguarda quelle aziendali, vedete, ci sono insegnamenti come economia e gestione delle imprese di servizi, che è una branca specifica dell'economia e gestione delle imprese, perché appunto si fa riferimento a quelle che sono particolari tipologie di imprese, ovvero le imprese di servizi. Poi abbiamo l'esame di contabilità pubblica che vi è stato già illustrato in precedenza, così come organizzazione e gestione delle risorse umane, anche questo è stato vi è stato spiegato dalla professoressa Sammarra. Programmazione e controllo, qui ci sono tutte le tematiche che vi sono state introdotte dalla professoressa Mandanici sull'attività appunto di gestione e controllo delle aziende, però chiaramente applicate alle pubbliche amministrazioni. Analisi e gestione dei costi, anche questo l'avete già visto. Sotto il profilo giuridico troviamo diversi insegnamenti che ovviamente riguardano gli enti pubblici e quindi diritto regionale degli enti locali, rapporto di lavoro, ma nell'ambito sempre delle pubbliche amministrazioni, diritto dell'Unione Europea, perché quando parliamo ovviamente di soggetti pubblici dobbiamo anche fare riferimento a dei soggetti non soltanto nazionali ma anche sovranazionali, diritto dei contratti pubblici, quindi tutti insegnamenti che vedete sono proprio focalizzati sul settore pubblico. Poi abbiamo anche insegnamenti di stampo economico, quindi economia e politica dell'integrazione europea,
e economia e finanza dei governi decentrati, anche questi vi sono stati indicati in precedenza. E poi dal punto di vista degli insegnamenti matematici c'è una scelta tra metodi matematici per le decisioni aziendali da 6 crediti e Statistics for Business and Economics, anche questo da 6. Poi come tutti gli altri potete scegliere degli insegnamenti da 9 crediti a scelta, dovete conseguire l'idoneità di lingua inglese, sostenere il tirocinio e poi la prova finale per 15 crediti. Detto questo, io passerei anche ad illustrarvi una opportunità in più che c'è, oltre ai quei profili che abbiamo visto finora e che vi ripeto velocemente, che sono amministrazione e controllo, libera professione, management, economia e finanza e quello che abbiamo appena visto, economia e gestione delle pubbliche amministrazioni, c'è anche un'opportunità in più, ovvero il cosiddetto percorso di eccellenza. Questa è una possibilità che viene data agli studenti del secondo anno della laurea magistrale, quindi a prescindere dal profilo che voi scegliete nella nostra laurea magistrale, potete scegliere libera professione piuttosto che economia e finanza oppure management, qualsiasi percorso scegliete, potete, se volete, scegliere questo percorso di eccellenza. Si tratta di un percorso di specializzazione, di approfondimento di alcune tematiche di stampo prettamente economico. Ovvero, quindi gli studenti del secondo anno del corso di laurea possono accedere ad un percorso integrativo del corso di studio che consiste in attività formative aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie. Cioè, oltre a seguire quelli che sono gli insegnamenti, le attività formative curriculari previste dal vostro percorso, affiancate a queste altri corsi, attività seminariali, attività di tirocinio e ricerca che fanno parte di questo percorso di eccellenza. Come accedere a questo percorso di eccellenza? Intanto è un percorso che è stato ideato dal nostro Ateneo in collaborazione con il GSSI, cioè il Gran Sasso Science Institute, che sapete è l'Ateneo, il secondo ateneo dell'Aquila, no? della città dell'Aquila, e lì potete sostenere, poi potete seguire queste attività formative che sono dei corsi integrativi oppure appunto come vi dicevo delle attività seminariali o dei tirocini e delle attività di ricerca che vi danno delle conoscenze più specifiche. In particolare gli ambiti sono l'economia e l'economia regionale o spaziale, che dir si voglia. Per accedere a questo percorso è necessario partecipare ad una selezione, essere in possesso di alcuni requisiti in termini soprattutto di media dei voti, degli esami già svolti nel corso del primo anno della magistrale, e poi se siete selezionati potete appunto partecipare. A questo proposito, volevo farvi ascoltare, dura solo 3 minuti, quindi faremo velocemente, la testimonianza che ho registrato perché il ragazzo che ce l'ha fornita non poteva oggi essere presente, quindi ha registrato questo messaggio in cui spiega la sua esperienza all'interno del percorso di eccellenza, quindi mando il video. Salve a tutti, io sono Simone Torchetti, ho 24 anni, e nel luglio del 2019 presso il nostro Ateneo ho conseguito la laurea magistrale in amministrazione, economia e finanza. Sono qui per portarvi quella che è stata la mia esperienza, per raccontarvi la mia esperienza durante questo percorso di laurea. Devo dire con tutta onestà che sin dal primo giorno che ho effettuato questa scelta non me ne sono mai pentito, anzi ne sono stato estremamente soddisfatto perché l'ho trovato un percorso di laurea altamente formativo, completo, e soprattutto nel quale per ogni singolo insegnamento durante la frequenza dei corsi si è creato un ottimo rapporto tra noi alunni e i professori, e questo è un aspetto che ho trovato estremamente positivo e che mi ha facilitato durante la mia carriera universitaria. Durante questo percorso di laurea inoltre ho frequentato, ho conseguito l'attestato
nel percorso di eccellenza in economia ed econometria spaziale, un'attività altamente formativa ed utile che mi sentirei, qualora fosse possibile, di consigliare a ciascuno di voi. Una volta terminati gli studi, ho svolto dei colloqui per numerose aziende, ma alla fine la mia scelta è ricaduta sulla Deloitte. Io lavoro in Deloitte, che è una delle più grandi aziende di consulenza a livello mondiale e a livello naturalmente nazionale. Ho iniziato a lavorare nell'ambito del settore tax e mi occupo, assieme al mio team, degli incentivi alle imprese, credito d'imposta, industria 4.0, patent box e così via. È un'attività che ritengo estremamente stimolante ed in linea con quelli che sono stati i miei studi. In particolare ci terrei a sottolineare un aspetto. Le mie competenze e conoscenze acquisite nell'Università degli Studi dell'Aquila non mi hanno assolutamente fatto sentire in difficoltà o più indietro rispetto a degli studenti di università sulla carta più blasonate della nostra. Anzi, tutt'altro, devo dire che il livello della nostra università è veramente buona. Veramente buono, scusate. E questo ve lo dico non soltanto in ambito lavorativo, ma anche durante quelle che sono state le mie esperienze di colloqui, anche colloqui di gruppo presso altre aziende. Con tutta onestà, qualora foste indecisi, mi sento di consigliare vivamente, quantomeno di tenere fortemente in considerazione, l'idea di proseguire i vostri studi presso questo Ateneo, perché per quella che è stata la mia esperienza, devo dire che ne vale veramente la pena, anche nel mondo del lavoro è altamente spendibile. Spero che questa mia testimonianza vi sia stata utile e auguro un grande bocca al lupo a tutti voi per il vostro proseguo negli studi universitari. Ok, allora, a questo punto, nei pochi minuti che ci restano, volevo farvi un po' una carrellata. Intanto volevo darvi quelli che sono i dati Almalaurea. Prima è stata citata anche da una delle nostre testimonianze Almalaurea, che è un consorzio, se non lo conoscete, è un consorzio interuniversitario che si occupa di raccogliere e gestire una serie di informazioni che riguardano tutte le università italiane. Quindi un dato assolutamente esterno, terzo rispetto all'Università dell'Aquila. Cosa ci dicono i dati Almalaurea? Ci dicono che a 5 anni dalla laurea magistrale lavora il 100% dei nostri studenti, contro una media dei corsi di economia in Italia del 90%, quindi una percentuale che ovviamente si commenta da sola, quella del 100%, quindi ottimi risultati in termini di poi prospettive occupazionali. Inoltre, oddio, forse qui non so perché, forse ci sono dopo. Ah, ecco, vi faccio vedere molto brevemente perché dovreste scegliere economia all'Aquila, la nostra laurea magistrale, sulla base delle testimonianze che abbiamo raccolto presso i nostri ex studenti attraverso la rete LinkedIn. Ovviamente non vi sto a leggere tutte le testimonianze perché non abbiamo tempo, abbiamo pochi minuti, solo per farvi vedere dove lavorano i nostri ex studenti. Questo ragazzo lavora in Accenture, che è una grande società di consulenza a Dublino. PricewaterhouseCoopers è anche qui una società di revisione a livello internazionale, molto importante a livello internazionale. Fiat Chrysler, credo che la conosciate tutti, Banca d'Italia. Entrare in Banca d'Italia non è come entrare in una qualsiasi altra banca, cosa che in questo periodo è abbastanza difficile di sé. In Banca d'Italia c'è un concorso molto molto complicato da superare. Agenzie delle Entrate, questa persona è Fabio Esculini, è quella che vi citava prima anche la professoressa Mandanici. Una società dell'IBM, Ampal Servizi, si occupa di assistenza tecnica presso il centro per l'impiego a Rieti, Expedia, credo che lo conosciate come tour operator online,
Mercedes, questo ragazzo si occupa di definizione del prezzo in Mercedes. Gruppo Accadrà, che è un gruppo, che è una società di gestione eventi. Booking.com, anche questa molto nota. P&G, la Procter & Gamble, sicuramente se non l'avete sentita nominare, sicuramente a casa avrete decine di prodotti della Procter & Gamble, perché è una società internazionale, una delle più grandi multinazionali che si occupano della distribuzione di prodotti per l'igiene personale e per la casa, dentifrici, detersivi vari, così via. Esempio di studio di dottore commercialista ben avviato. PricewaterhouseCoopers di nuovo. Amazon come diciamo analista finanziario per il mercato francese. BPER, banca. Fater, se non la conoscete, è una delle grandi aziende che si trova sul nostro territorio, in Abruzzo, si trova a Pescara. Conoscete sicuramente però i prodotti fatti dalla Fater, perché è il leader nella produzione di pannolini per bambini. La Lines è prodotta qui. Università degli Studi dell'Aquila, come impiegata nell'area gestione risorse umane. Di nuovo banca con BNP Paribas. Bulgari Gioielli, questa ragazza ha lavorato prima un paio d'anni in FCA e poi è passata in Bulgari. Cassa Edile L'Aquila, di nuovo banca con Intesa San Paolo, Enel Energia come consulente, Barclays è una delle più antiche e più importanti banche europee a Londra, Ernst & Young di nuovo società di consulenza e di revisione a livello internazionale. Questi sono i profili dei nostri studenti. Tolgo un attimo la condivisione e vi sintetizzo in due minuti, anzi in due punti, quelli che sono le testimonianze di questi studenti che avete appena visto scorrere così velocemente. Perché loro consigliano L'Aquila come laurea magistrale? I motivi sono principalmente appunto due e sono stati toccati da tutti i nostri ex studenti che hanno fatto la presentazione questa mattina, hanno dato la loro testimonianza questa mattina. Il primo riguarda il fatto che non c'è nessuna disparità a livello di preparazione rispetto ad altre università, ad altri atenei più blasonati, più importanti, che sulla carta in termini di corsi di economia risultano essere, sembrare più importanti. I corsi di laurea in economia in Italia, no, magari si fa riferimento alle milanesi piuttosto che Roma oppure, non so, Padova. A livello qualitativo loro dicono che la qualità della loro preparazione non ha niente da invidiare a quella dei loro colleghi provenienti da altri atenei, e questo l'avete sentito dalla lieve voce dei nostri ex studenti. E questo è direttamente riconducibile, questo aspetto, all'altro punto che viene rimarcato, ovvero al fatto che il nostro ateneo, il nostro corso di studio, essendo un corso di studio piccolo, permette di avere un contatto diretto e costante con i docenti. Noi abbiamo, soprattutto nella magistrale, classi che sono fatte di 7, 8, 10 studenti. Questo ci permette di interagire continuamente con i nostri studenti, capire quali sono le loro difficoltà, approfondire argomenti che magari possono essere complessi, fare dei lavori di gruppo che non è possibile fare quando si hanno in aula 100-200 persone. E tutto questo si trasforma in una maggiore preparazione, maggiore sicurezza nella vostra preparazione. I nostri orari di ricevimento spesso si trasformano in delle vere lezioni private, fatte soprattutto agli studenti della magistrale, che magari hanno acquisito già un po' di confidenza con i docenti e vengono più senza, insomma, con meno timori all'orario di ricevimento. E tutto questo fa dei nostri corsi dei corsi che veramente, l'avete sentito dai nostri studenti, che vi assicuro non abbiamo pagato per dire quello che hanno detto, fanno dei nostri corsi dei corsi veramente di eccellenza. Io chiudo con questo e vi chiedo se in questi due minuti veramente che ci sono rimasti avete dei dubbi, delle domande.
Prima, altrimenti poi mi dimentico, questo seminario è stato registrato dal nostro tecnico e quindi sarà poi pubblicato sul sito. Chi di voi magari si è perso qualche passaggio o vuole risentire qualche passaggio, oppure se conoscete dei vostri colleghi che per motivi legati ad altre lezioni, ad altri impegni, non sono riusciti ad essere presenti e volete comunicarglielo, sappiate che sarà pubblicato sul sito, quindi potete rivederlo tranquillamente. Lascio la parola a voi se ci sono cose da chiarire. Roberta, io stessa voglio dire una cosa, io stessa, Francesca Mandanici, sono una ex studentessa dell'Università dell'Aquila. Anch'io. Mi iscrissi, anche tu, vedi, quindi siamo degli esempi. Beh, io come... purtroppo. Io mi laureai nel 2004, ma in realtà quando mi iscrissi, sono nata e vissuta all'Aquila, quando mi iscrissi all'università, seguì il primo corso che era quello di economia aziendale tenuto dal professor Berti e mi piacque tantissimo il modo che, insomma, il metodo che usava il professor Berti, quelle slide così, diciamo, carine, no? La simpatia che aveva a lezione nell'esporre argomenti e nel semplificare concetti che sono anche difficili. Io, diciamo, mi innamorai della materia e scelsi, diciamo, a priori il profilo in banca e finanza. Poi in realtà, vedete, cioè non sono andata a lavorare in una banca, in un'assicurazione, ma ho proseguito gli studi in programmazione e controllo, e quindi un ramo, diciamo, sempre aziendalista, ma un po' diverso, no, rispetto alle materie finanziarie. Mi sono specializzata con un dottorato di ricerca a Firenze e poi ho vinto questo concorso come ricercatrice in economia aziendale qui all'Università dell'Aquila, quindi anch'io posso dare, no, posso essere un esempio, come gli altri studenti, ex studenti che hanno parlato della loro esperienza, di persone che hanno lavorato, che hanno studiato qui e che poi, diciamo, hanno realizzato il loro piccolo sogno di lavorare in un campo di loro interesse attinente a quello che hanno studiato. E questo lo dico anche per ricordare a tutti che i profili sono intercambiabili, nel senso che chi sceglie un profilo in libera professione non è detto che debba svolgere per forza l'attività di dottore commercialista e revisore dei conti, può anche andare a lavorare in una banca, in un'assicurazione, in una pubblica amministrazione, come chi sceglie il profilo in banca e finanza o in pubblica amministrazione e manager può diventare dottore commercialista e revisore dei conti. Quindi la base, diciamo, è comune a tutti, sia per la triennale in economia e amministrazione delle imprese, sia per alcune materie che sono comuni a tutti i percorsi di studio. Delle conoscenze, diciamo, specifiche ci sono, ma conoscenze di base anche. Quindi anch'io posso essere, anche io e Roberta siamo degli esempi di persone che hanno studiato all'Aquila e che hanno realizzato il loro sogno. Va bene, grazie. Allora, se non ci sono domande, io ringrazio tutti gli studenti che hanno partecipato a questa iniziativa. Ah, c'è una domanda. Prego. Allora, io volevo solo precisare che appunto le magistrali economiche sono aperte anche a quelli di operatore giuridico, no? Sì, sì. Ok. Certo. Grazie. Quindi ringrazio tutti gli studenti, ringrazio ovviamente le mie colleghe che mi hanno affiancato e sono state ovviamente insostituibili in questa giornata. Se avete dei dubbi, delle domande che magari vi vengono in mente in ritardo, potete comunque contattarci, i nostri indirizzi sono sul sito, li trovate tranquillamente e potete contattarci anche al di là di questa giornata, rimaniamo a disposizione per qualsiasi dubbio. Un'ultima cosa, io ricordo a tutti e invito tutti
a compilare il questionario alma laurea e a rispondere ai questionari a distanza di 1, 3 e 5 anni dalla laurea, perché questo è importante per le indagini statistiche, per la validità stessa delle indagini statistiche. Più questionari vengono, diciamo, recuperati dal consorzio alma laurea, più è, diciamo, la validità del risultato finale della comparazione fra atenei è valida, è vera, e più, diciamo, sul sito di alma laurea tutti possono leggere le performance dei nostri laureati in termini di occupazione, di reddito che medio che hanno, di soddisfazione del proprio percorso di studi. Quindi compilate i questionari e anche quando avrete un posto di lavoro e quando, diciamo, non vi serve più un aiuto, no, per scegliere l'azienda e fare un colloquio. Alma Laurea vi supporta anche in questo, quindi compilate i questionari, ma poi rimanete fedeli anche successivamente all'acquisizione della propria posizione lavorativa, continuando a dare supporto per diciamo le scelte dei futuri studenti che vorranno scegliere, diciamo, in quale università, in quale percorso iscriversi. Grazie Francesca. Allora, di nuovo vi ringrazio, spero che questo seminario sia stato utile per molti di voi, e quindi niente, speriamo di rivederci poi nella magistratura. Li troviamo sul sito di Alba Laurea. Questi questionari che avete detto di fare un anno, tre anni, cinque anni. Questo dovete collegarvi con il sito di Alma Laurea. Alma Laurea, ok, sì, perfetto. Vabbè, allora ringraziamo anche noi per la vostra disponibilità e per il tempo dedicato. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Arrivederci.